Buonasera, salve, buon salve. Come va? Come state? Io ho fatto la doccia. Sì, ho i capelli bagnati, però non vi preoccupate, non prenderò freddo forse. Spero di non prendere freddo, come sempre. Ma è perfetta la live per asciugarmi i capelli, ma voi vedete che, cioè, non è colpa mia se ho dei ciuffi, cioè, anche quando me li lavo sono già così, cioè, sono già storti. Cioè, sarei perfetta come personaggio di un anime. Avrei dei ciuffetti strani. E buonasera. Ciao, causa di Leonard. Buonasera. Ho caldo. Si vede, ma ho caldo. Ma perché mi sono anche appena allenata. Mi sono allenata, ho fatto la doccia e poi sono qua. Ah, che caldo. Ma ho la felpa là dietro perché so che non durerà tanto. Quindi, sì. Bevo perché ho visto che hai riscattato il bevi. Allora, e quelli che si muovono troppo per essere un anime? Dici? No, i miei non credo. No, vabbè, quindi mi propongo come prossimo personaggio degli anime. Assolutamente. Ciao, ciao, buonasera. E buonasera, adesso vi saluto. Dai, vi saluto. Quindi. Non lo so, mi sembra molto tipo, sapete, ai programmi televisivi, del tipo, vuoi salutare qualcuno a casa? Allora tipo, sì, i miei due nipoti, e invece io parto e faccio ciao Crona, ciao Tein, giusto quando andrò se mai andrò in televisione potrei fare una cosa del genere. Ciao Xagon, ciao Kindred, ti devo mandare una foto. Cioè, ve la posso mandare anche sul gruppo, praticamente oggi su Animal Crossing c'era, credo, Gruffetta che chiedeva di te. E vabbè, ciao Chef Ted e ciao Causa di Leonard, buonasera. Ciao, ci siamo salutati. Oh, e anche la ventola, scusa, ciao ventola, è partita pure la ventola, quindi salutiamo anche la ventola di questo computer. Oggi ho fatto una cosa molto molto importante, cioè ho finito il mio uovo di Pasqua. Volevo rendervi partecipi. Perché assolutamente l'ho fatto soltanto per smettere di mangiare cioccolato al latte. Così l'ho finito e non ne mangio più. So che sono stata molto brava, è stato un sacrificio molto grande, ma andava fatto. E quindi. Andava fatto. E quindi niente, ho finito il mio uovo di Pasqua. È rimasto. Ecco, questo è tutto quello che è rimasto. È un po' triste, potrei chiederlo per, cioè usarlo tipo per metterci le monetine, vado in giro così me ne prendo un altro. La carità per i poveri. E basta. Quello lì è tutto quello che è rimasto del mio uovo di Pasqua. Ma meglio così. Così adesso non mangerò più, la dici One More, esatto, cioè lì. Scelto sopra il One More, ci stampo anche Paimon e così siamo a posto. Fatto. Yes. Allora, cosa dobbiamo fare su Genshin oltre alle pull? Vediamolo. Il drago, perché il drago va sempre fatto. Vediamo se vi prende il gioco. Mi va male il cioccolato, mamma mia. Lifer, grazie per il follow, buonasera. Ciao Gianco, buonasera. Perché è rimasto in alto a sinistra un rettangolo nero? Scusate. Ok, se n'è andato, perfetto. A postissimo. E voilà. Eccoci qua. Vediamo se ho fatto bene i calcoli. Oh, guardate qua come si è messa resine. Siamo quasi al cap. Quindi adesso andiamo a fare il drago subito. Così poi non mi si cappano più le resine. Siamo a posto. Sì, che sta dando invece veramente tanto, vero? Child, Rosaria, Barbara e Fish. Oh, ci sta. Carino. D'accordo. Ho provato a usare nel trial, non mi piace molto così. No. Io non ho ancora provato come te la fanno usare nel trial. Ah, pure il tuo livello 80, giocando che cosa devo come. Dai, allora, il punto è che io non ho tirato su i personaggi. Li sto tenendo all'80 perché non diciamo non ci metto cose per portarli al 90, ma sono una buona parte sono scesi per il 90.
È soltanto che mi mancano i libri, ho preferito fare la scienza e ne basta e portare su tutti gli altri piuttosto che portare al 90 loro. Ma un giorno, quando avrò un sacco di risorse, li porterò al 90 forse. Allora, siamo il primo team. Cioè, guarda, Shelling è ancora a 70. Ma shh. Per trial è full danno fisico, ok. Ok, ho capito. Beh, allora per fortuna che non l'hai buildata fisica. Cioè, hai fatto fisica più di più, credo. Benissimo. Che poi si dice Cryo. Ma non mi piace tanto dire Cryo perché mi ricorda tipo la marca di pastelli. Può essere. Ops, mi scusi. Non mi ricordo più come si fa il drago. Scusate, ma c'è qualcosa che non mi torna. Da che lato? Quindi là. Perfetto. E opla, dimmi che non stai cadendo, perfetto. Su. Vediamo. Ok, un po' di ulti le abbiamo fatte. No, niente Google. Ma no! Ho sbagliato tasto perché ho saltato. Colpa di Google. Mi è partito l'assistente Google. Ops. È potrei che pensare che il personaggio sia terribile. Poi però l'ho provata con mano e non è niente male. Ma povera Rosaria! No, non le hanno per niente reso giustizia quindi. La tua è mezza fisica e mezza crio. Io credo che avrei la roba soltanto per buildarla fisica. Cioè, no, ne sono convinta perché non ho neanche mezzo artefatto crio. Ho giocato solo per la settimana di gioco quando è uscito. Ora l'ho appena riscaricato, ma non so praticamente niente. Solamente una cosa da fare. Perfetto! Ma come ce li hai? Hai già i personaggi all'80? Come hai fatto scusa in una settimana? C'è qualcosa che non mi torna. A che rank sei? Perché non ho ancora fatto il lo scudo? Ovviamente dalla parte sbagliata, sempre. Danikira, grazie per il follow, buonasera. Pelo. Però stavolta mi sa che non l'ho sciolto. Rip. Binding One. Wow. E si è anche caricata l'ulti. Ovviamente rimarrà con uno sputo di vita. Ningguang, fai la E. Al pelo fatto. Credo sia al 20. Ah, ok, no, ho capito che fossi, che fossero tutti all'80 i tuoi. Ok. Allora. Vedi, appena scende la prima volta c'è tutto con la tua Ganyu. Bravo, bravo Dani. E nulla, nulla, nulla. Questo lo guardiamo. Verrà cestinato subito. Non avevo speranze nei drop del drago. Dovevano rank 20. Sì, no, no, tranquillo, avevo capito. Avevo capito che non fosse il 20. Sono stato povero 215 prima. Considerato quante ne hai pullate. Ah, tra l'altro poi dopo devo scoprire quanto. Beh. Chi hai trovato? Che 5 stelle hai trovato? Caspita, avrei da fare questi try. Ops. Così non me li dimentico. Tu hai trovato Mona. Mi dispiace, Dani. Mi dispiace molto. No, vabbè, Mona è utile, è utile. Comunque, lì far, l'hai far, aspetta, sì. Se hai domande sul gioco, chiedi pure. Ah, ma no, in realtà, ah, perché l'hai trovata C2, ok. Cioè C1, scusa, due volte l'hai trovata. Vabbè, ci sta.
Penso sia molto meglio trovare più volte lo stesso 5 stelle piuttosto che... Madonna, questo è il motivo per cui vorrei Tartaglia. E anche perché ho l'arco da dargli. Piuttosto che trovarne tanti diversi. Quindi posso anche non fare nulla. Io sto continuando a usarlo così. Voglio vedere quando è che finisce la sua E in questa versione. Ma finirà mai? Wow, ma è finita! Ah, ok. Vabbè dai, adesso ho soltanto 45 secondi di ricarica. Wow. Si è già ricaricata. Peccato che... Ma perché hai colpito l'altro? Scusa. Wow. Mi manca la sua E. Perfetto. Vai che hai ABS DPS. Forse avrei dovuto usarlo un po' di meno. Mi stavo divertendo, non avendocelo quella E, mi stavo divertendo un sacco. Tu di Giammona. Al posto di chi l'hai trovata? O l'hai trovata nel permanent, Dani? Penso di farla insieme a Rosaria, anche se non so. Vabbè, ci sta. Non so niente, venivo così per cominciare. Oh, hai 20! Allora basta, è già finito il gioco. Che bisogna dire? Chi altri hai? Allora, credo che il consiglio principale che ti darei è non usare mai le primogem per pullare sul banner permanente. Usale soltanto nel banner evento. Credo che sia la cosa di base. E cerca di non far mai arrivare al massimo le resine. In casa tre personaggi da taglia Klee e Zhongli come 5 stelle, avevo tutti gli altri, ho pullato per quello, mi ha dato mona per fortuna. Sì, dai. Purtroppo quando vengono fuori al posto di un personaggio evento un po' dispiace sempre, almeno a me. Tranne per quella volta che mi è venuto fuori Catching al posto di Albedo perché non mi ero resa conto di essere arrivata a Soft Pity, però vabbè. Yes. Che oltre ad una costellazione di uno utile, ho il banner garantito. Sì, è vero, devo toccare a Zhongli. Io non ho il 5 stelle dell'evento garantito, però spero tantissimo di riuscire a trovarlo. Cioè, trovare il terzo Zhongli, perché ho già la C1, vorrei la C2 di Zhongli. Non so prima di andare. Ah, ok, l'aveva detto anche Kindri, ma so per le poline gratuite. Non pensare troppo agli artefatti, prendere 45. Sì, sono d'accordo anche su questo. Cosa devo fare qua? Dai, ci pensa il nostro Zhongli a fare questa daily, mi sa. Allora, ecco che cosa serve Zhongli parte 2. Quanto è bravo, mamma mia, bravo Zhongli. Scusate, ma è troppo bravo. Ciao Serpent, buonasera. Oh, ma il tuo account ancora niente? Ho trovato la C1, ne mancano 5, la faccio C6. No, l'hai già trovata di più di Crona. No, ti avevo chiesto anche i banner avessi trovato il personaggio Dani. Sì, esatto. Banner evento tipo quello di Tartaglia adesso, che quello lì cambia. Mi hai fatto la playpack, te lo danno a posto, quello vostro. Quindi 250 prima già li uso per fare un tentativo ora. Devi pensare a chi vuoi, perché fra un pochino esce questo personaggio qua, che io trovo utilissimo. E quindi in caso... Conserva tutto per lui. Allora, già in quel team con Utao, Xin Chu, Chunyun e Bennett ci sta come team. Allora, Utao e Bennett. Sì, Xin Chu, Chunyun. Non so solo Chunyun, ma perché io non ho mai usato né Xin Chu né Chunyun. Però secondo me ci sta al massimo a seconda di quelli contro cui vai. Puoi mettere un elettro al posto di Chongyun. E
Mi ha fatto 30 pull nella speranza di trovare Tartaglia, Rosaria. Alla fine mi trovo con 4 Barbara e una Drago Slay. No, Gianco, sembrano le mie pullate. Mi dispiace. Io pure ho trovato il Rosario di Crona, povero Crona. Gianco premia chi lo sa giocare. No, io mi dissocio. Cos'è questo dissing? Ciao Joshua, buonasera. Perché se devo arrivare al massimo la resina? Perché quella che recupera. Cioè. Non vai oltre, quando sei a 160 smette di ricaricarsi, quindi è tutta resina buttata, quella che si potrebbe ricaricare dopo il 160. Cioè, non vi succede nulla, è soltanto una questione di convenienza, ecco. La prima mano non ricordo quando l'ho trovata perché è stato molto tempo. Ok, don't worry. Ti posso bannare? No, nessuno, però non si fa. Pacoz, grazie per il follow, buonasera. Secondo me trovate questo. Ah, quindi vicina. Io ho trovato Cici, ad esempio, in quell'evento, e Catching, invece, al posto di quelli che volevo. Cosa devo sugar? Sì, è vero. Non ho capito, non sono niente, vado solo di. No, allora, le resine le devi usare sempre tutte. Lì scegli Boss oppure Domini o Leyline, però i Domini non quelli degli artefatti, ti consiglio quegli altri. E 20 ti è tanto utile. E possibilmente mettici insieme Fischl e Bennett, ti consiglio. Io lo sto giocando con Xiao, Fischl e Bennett. Anche se dopo un 20 sta a livello 20, ma perfetto, no? Giustamente. Non abbiamo trovato l'abilità in danno. La serpenta non si fa, non si fa. Ci sei. Ma tanto non ce l'hai ancora, ci sei, eh. Riccardo, grazie per il follow, buonasera. Capacità da Barilla City. Veramente, no, buonissima. Cos'era, il ragù? Esistono tipo le lunette. Guarda, se apri la mappa in alto a destra sono esattamente sì, queste lune qua. E non so da cosa giochi, ma se giochi da telefono o da computer, cliccandoci sopra ti dice in quanto tempo poi si riempono completamente. Quindi è pure comodo sta cosa. Ma sì, andiamo da qua. Ciao Dan Libro, buonasera. Il 3 dicembre c'era multi nel banner di Albedo, ho trovato Albedo e Catching, la stessa multi, benissimo Dani, GG, con Catching ho trovato due dopo Albedo, cosa ho preso? Catching Albedo oppure il banner garantito? Buonissimo che hai trovato prima Albedo e poi Catching, così dopo appunto avevi l'altro. 4, 23, 50, 31 dicembre, ho fatto il botto, ma veramente, fantastico, me lo segno per l'anno prossimo, fullare a mezzanotte quasi. Ciao Guardiano, buonasera, cerco il cambierò perché non mi sento più partita. Io mi dissocio da questo dibattito. Proviamo a Tartaglia, sono da free to play e non riesco a fare manco due pull. No, poi mi dispiace, ma perché dove hai pullato? Da quanto tempo è che tieni. Ah, devo distruggerlo. Lo volevo proteggere, invece lo dovevo distruggere. Dicevo, da quanto tempo è che tieni le prime gem per riuscire a pullarci? Avrei i miei dubbi. Attenzione. Perché devi iniziare da capo? Che è successo? Se non vogliamo sprecare gli euro, non lamentiamoci che non abbiamo personaggi, però io ho shoppato 100 euro solo per 20 e basta, tutti i personaggi tranne Zhongli e Tartaglia. Beh, vabbè, nel senso, non è necessario. Allora, se uno vuole tutti, sì, però se uno vuole solo alcuni personaggi non è necessario shoppare. Basta che uno si faccia dei calcoli e tenga da parte le primogem. Per adesso, poi più avanti, se diventerà più difficile, sarà un altro paio di maniche. Però non so che limite la Child, per ora gli ho messo quelli lì, io solo che veramente quello dei capelli. No, veramente? Oh, non ci ho mica pensato. Credo che io avrei messo quelle di Dragonspine. Forse anche quelle della Play erano carine, no? Ma cambiamo team, così prendo un po' di punti amicizia anche sull'altro.
appena le prime già in pull, ci ho messo 3 banner e 70 pull e ho trovato Utao. Beh, buona Utao. E tutti tutto a shoppare me. Avete che ha shoppato 100 euro. Se il banner diventa shoppato perché era uno di cui te lo volevo. Allora, ah, è vero che non ho il coso. Devo ancora imparare a usarlo, 20. Venite qua. Sì. Non so perché sono salita sulla torcia, ma va bene. Ma no, ti odio. Vabbè, allora farò così, che devo fare. Caricati l'ulti. Perfetto. A sto punto non aveva neanche senso ultare con Xiao. Oh, salve. Ma che noia, parte 2. Vabbè, giusto per. Perché mi dispiaceva non usarla. Fatto. Del gioco c'è questa che sono usciti prima. Allora, io di shoppate ho preso soltanto 2 pass e una volta la benedizione della luna, quello che è. E vabbè, ovviamente non ho neanche lontanamente tutti i 5 stelle, però i 4 stelle li ho tutti. Non sono tra i più fortunati, ok? Non sono stata molto fortunata nelle pullate, però ho considerato che non ho quasi... Cioè, veramente, le mie shoppate sono state... Cos'erano? Quant'è che costano? 12, 24 o 13 costa? 26... 30 euro. Direi che non mi dispiace. Potrei provare a trovare Tartaglia, ma non credo di trovarlo. Ma in tutto questo, Zhongli e C1, attenzione, Zhongli e C1... Almeno una cosa positiva. Allora, andiamo a fare la quarta daily. Dove sei? Daily. Daily. Niente. Facciamo così. Ah. Vabbè, veramente gliela passata. Oh, chissà. Ora allora, non a trovare zombie, vedo 50. È Kindry uguale a me. Soltanto che io non so neanche se arrivo al 5 stelle. Perché cosa sono? 2 multi e mezzo queste. Mi rimangono 36 primogem. Vabbè che ho ancora un po' di tempo. Però 25 pullate. Siamo a... A quanto siamo dall'ultimo 5 stelle? 6 più 4, 10. Arriviamo a 35, neanche metà del soft pity, quindi sarà molto difficile. Sì, facile. È molta fortuna, non ti diranno, però è giusto che si possa lamentare di avere sfortuna. Sì, no, su questo sono d'accordo con Crona, perché non è che se uno è free to play è normale che non trovi nulla, cioè ci sono diversi free to play che trovano molto 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 di più. Cioè, piccolo esempio, mio fratello nella sua prima multi, era quella scontata sul banner beginners, ha trovato Diluc. Ecco, e io non l'ho mai visto. Dopo Ganyu, vedi, allora, cioè, è proprio il tuo essere fortunato. 5 stelle, se lo dico, Tao, di 4 stelle, mi manca solo Bennett. Veramente ti manca Bennett? No, caspita, è utilissimo lui. Dani, anche noi siamo sfortunati con gli artefatti, ma sei con gli artefatti che con le pullate. Non è giusto. Ho mandato che dalla Riot del dubbio. Ma sì, prendiamocela con la Riot invece che con la MiHoYo. La shop. Sì, le ho prese per quello che ho quelle tre lì. Ho paura di esplodere. Ah no, non stavo per esplodere. Mi sa che non si merita l'ulti. Vabbè, usiamola, ho capito, usiamo l'ulti, giusto perché è divertente. Wow.
Grazie. Ok, credo di aver preso un po' fuoco da sola, ma fa lo stesso. È stranissimo avere un team senza maghi per me. Curiamoci e andiamo a prendere la roba. Allora, tipo, secondo giorno di gioco ho trovato 20 e 20 dopo catching sul permanent. Stupendo. Io... Vabbè, lo sapete ormai quando è che ho trovato il mio primo 5 stelle, quindi rank 46. Ciao amica, buonasera. Ho trovato Tartaglia la 20ª nella spalla della Rosaria. Lo volevi Tartaglia, amica? Perché potrei dirti GG, ma potrei anche dirti mi dispiace perché così ti sei giocato il 5 stelle. Allora, no, adesso non facciamo i cosi, dobbiamo prima devo prima fare l'evento, dopo facciamo le cose in cooperativa tra cui domini. E qua facciamo questo. Torniamo tutto. Però dobbiamo anche fare le pullate, soprattutto quella di Tain. Ember non ha ancora finito. Praticamente il mio vecchio computer è andato, ci sarebbe l'account che posso riprendere, non ricordo la password, sinceramente mi rischio di ricominciare perché nella mia vecchia partita ho fatto tutto un po' a caso, non capivo nulla. No, tranquillo, ma a che rank eri arrivato? Oh, andiamo a fare questo, che io non lo faccio da un po' questo, quindi dovremmo farne un pochino di sti robi. La 50ª. Oh, vabbè, dai. Vi è andata un po' simile, mica e Crona, purtroppo. Io ho 43 il primo 5 stelle. Ma Dani, scusa, ma sei shoppato per avere 20, tu prima 5 stelle sarà stato 20 e non eri al 43 quando hai trovato quel 20, se era nel primo banner. No, non lo volevo, non mi piace il personaggio, devo fare sempre, ma è il primo 5 stelle che trovo fuori dal PT, quindi non mi lamento. Beh, effettivamente quello sì. Ma se avessi trovato catching, mono genere più felice. Eh sì, perché avresti mantenuto il 5 stelle banner, quello sì. Ah ok, rank 30, allora ci sta che te lo faccia. Ma 20 appena preso sul banner. No Dani, io pensavo che tu l'avessi preso al suo primo banner, non al secondo, questo era il suo secondo banner. Allora è un'altra cosa. Ne abbiamo 3. Ah, e poi c'è l'ultimo, vabbè, al pelo, domani lo facciamo. Non ho nessuno per ghiacciare. Fatemi vedere. Vabbè, posso provare. Ah, caspita. Ma qua ci sono i robini. Quindi forse mi... Ah. Caspita, non ho scelto io, no, non volevo fare con questo team, volevo l'altro team. Addio, ciao tantissimo. Oh, ah, potrei avere un pochino sbagliato, come si dice, tasto. Ma si è curato. Volevo usare l'altro team, mi sono fregata da sola. Ai. Bennett. Grazie.
Wow. Madò, l'ho veramente beccato mentre stava girando. Fischl, ti ho detto di... Olè. Beh, dai. Magari la prossima volta ho avuto il team giusto. No, però... Scusate. Ah, ma erano di più. Se, ciao, erano 5. Domani. Capito, io ero convinta fossero due. Ok, mi sa che mi serve l'altro team. Giusto un pochino. Vabbè. Che mira, gente, che mira. LOL. RIP. Vabbè, facciamo che usiamo il mio team invece che questo qua. Andiamo a curare sto poveraccio e poi cambiamo team. Ah, cosa qua? Ho iniziato a giocare quando è finito il profondo ritardaglio. Ok. Vabbè, dai, neanche troppo dall'inizio. RIP, ciao. Sadness. Torniamo qua. Olè. È giusto, siamo tutti curiosi di vedere chi ha trovato Crona. Oh, cambiamo sto team, eh. Ma sì, dai. E io mi dimentico pure sempre di passarci in mezzo. Avvicinatevi. Perfetto. Wow, che rischio. Non so, vabbè no, Shelling ce l'ho per la Resonance fuoco. Oh, calmi. Ti odio, no! Dovevo stare dietro al robo. No, povero Zhongli. Sì, vabbè, ma perché dovrei farlo, scusate, con Zhongli morto? Cioè, ma almeno che me li curasse. Ma quindi perdo se mi muore un personaggio. Ma che maledetti. Di congelare. Ma non ho nessuno che congeli. Ho letto che qua è comodo il congelamento. Però occhio. Nessuno. Cioè, credo che quello tirato più su di ghiaccio sia Cici. A 70. Dai su. Eccoci qua. Beh, dai, è un po' come congelare, no? La cristallizzazione. No, eh. Oh, là. Certo che potevo lanciarlo, Guba. Beh, un pochino mi farebbe molto comodo quel bonus ghiaccio. Accidenti. Beh, ma perfetto per cosa? Per Rosaria? Maledetti. Non ho più lo scudo, quindi è meglio fare così. Via. Allora, in teoria dietro... Perché mi ha colpito? Ero dall'altra parte dello scudo, non vale. Sa che qua
qualcuno dovrà essere ribildato. Un po' piango. Ah, niente, se non riesco, vado di. Boh, prenderò Chunbyun a caso. Perché sì. Guangzhou. Ok, sono gli ultimi due. Quindi, 26 secondi per l'ultimo. Non ce la farò mai nella vita. Secondi, Linguang, Zhongli, sbrigatevi. No, sicuramente per un tipo un millisecondo non ce la farò. 3, 2, al velo, ce l'abbiamo fatta. Molto bene, al pelissimo. Che fatica, al pelissimo. Olè, eccoci qua. Ora tocca a questo. Grazie, grazie te, grazie per il beat, grazie mille. Allora, oddio, mi fanno un sacco male i muscoli delle gambe. Energia col ghiaccio, sì, quello avevo visto. No, vabbè, cioè, gente, ci avevo provato una volta, nel senso, con calma. Ma se c'è boss nelle mappe degli amici per anche la ricompensa, sì. Però devi essere di livello uguale o superiore a quello dei tuoi amici. E devi comunque usare le tue resine. Non è che se loro usano le resine tu prendi anche le loro ricompense. Come poi ti hanno detto anche gli altri prima di me, vedo. Intertaglia, esatto. La nemmeno passata per la scienza una 20, però c'è livello 40 più. Ah sì, devi fare il boss. Ma in verità se lo fai con pazienza non è difficile perché riesci a schivarli abbastanza bene i suoi attacchi. Però ecco, non c'è andare con qualcuno che fa danni a Nemo perché lui è immune ai danni a Nemo. Ansia. Anche voi per me. Shifted, i comandi audio funzionano soltanto per gli abbonati, per questo non è andato al CR. Allora, adesso mi avvicino e facciamo qua. Questo è perfetto per Utao, giusto? Perché se deve togliere HP ha più attacco. Guardate la mia Utao. Eccola! Sarà lei. Oh, calma, state già iniziando. Oh, calmi. Madonna. No, non andiamo molto d'accordo io e te, Robo, te lo dico. Sentite un po' di click, giusto per. Wow. Mi manca l'ulti di Zhongli, vi prego datemi quell'ulti. Non mi piace. Oh! Basta, io vado qua dietro così mi prendo il bonus. Oh, alleluia, Bennett. No! Che pelo parte 2. Sì, ma anche qua, cioè, ci metterò una vita. No, 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 questa cosa non mi piace. E no, se non ho lo scudo di Zhongli non vado da nessuna parte, ve lo dico, che se no me li sciotta proprio. Non che faccia effettivamente qualcosa, però se non sbaglio lei ha il full Nobles.
Per sbaglio, ce l'ha sopra perché non era quello che volevo ottenere. No, mi sa che lo devo rifare. L'ho preso con troppa calma. No, l'ho preso con troppa calma. Dai, prima ce l'abbiamo fatta per un secondo. L'ho preso troppo con calma. Sono partita con ancora lo scudo. Ok, è finito. Aia. Cattiveria. Binding One. Ce la vedo come tipo quelli che devono. Sì, ce la possiamo fare a cambiare personaggio o no? Dicevo, quelli contro i tori. Il torero. Vediamo. Uno. Due. Oh, che pelo. Ma proprio al limite vado. Però sì, mi servirebbe un pochino più di danno, non mi farebbe schifo. Slayer, grazie per il follow, buonasera. Ecco, magari se avessi un pochino più spesso. No, dovevo fare prima lo scudo. Questo è stato un errore fatale. Ma normale faccio tipo 30 di danno, 133 giù, mostri livello 27. È l'unica cosa che puoi fare al S, vabbè, qua siamo messi come prima. Ma proprio come prima. No, però. Ti prego, uccidi. Se non avesse fatto lo scudo avrei vinto. Se non l'avesse fatto avrei vinto. Ma se io arrivassi qua con tipo le ulti tutte cariche, accidenti. Non è che se domani, non so perché c'è l'evento dove ti danno l'animaletto di idro, credo. Ah, quello di Sienid. È tra 2 giorni quell'evento. E domani c'è l'ultimo di questo, direi. Comunque, dicevo, l'unica cosa che puoi potenziare adesso è il livello dei personaggi e il livello delle armi. Quindi non hai tanto altro su cui lavorare. Allora. Ah, ma ho tolto l'audio, non posso suonare per voi questa volta. No, è vero che ho tolto l'audio, niente. La prossima volta rimetteremo l'audio, suonerò per voi di nuovo Framartino Campanaro. Non la vedo bene, però almeno sto vicino a sti cosi. Così. Faccio così. E lei sicura è mica scema. Magari ulta usando il bonus, che non ci fa schifo. Ogni tanto fallo l'attacco caricato, però se te lo dico, Madonna, non l'avevo visto, dicevo dov'è? Mi sa che anche questa volta ho sbagliato. No, non è andato il coso che c'era comodo. Dai, ti prego, Zhongli, caricati l'ulti. No, e neanche. Vabbè, adesso mai più, cioè veramente. Ok.
ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Stavolta anche con un bel po' di scarto. Un bel po', non lo so, con un pochino di scarto. Olè, 1, 2 e 3. Ora ci manca questo. Allora, è aumentata la velocità di attacco degli attacchi normali caricati ed è diminuito il costo in stamina degli attacchi caricati. Sconfiggere i nemici con attacchi caricati. Ah no, sconfiggete, scusa. Sconfiggi il nemico con attacchi caricati per ottenere cariche di un buff che aumentano il danno fatto dagli attacchi caricati. Oh mio Dio! Quando il buff arriva al massimo numero di cariche, l'attacco caricato farà tipo un... rilascerà una... ah ok, una un'onda potente. Sapete che c'è stato un terremoto qua? Un terremoto, credo, lieve, io non l'ho sentito, nella bassa modenese. Sono a 4 stelle. No, quale... aspetta, su chi e quale hai? Se si metteva lo scudo, beh, hai ragionissimo. No, per fortuna non l'ha fatto. Anche se secondo me ce l'avrei fatta anche con lo scudo, perché un po' di vita gliela tolgono lo stesso. Ciao Ricca, buonasera. E quindi nulla, Ningguan, per favore falli quando te lo dico. Cioè, quando ti dico di farli gli attacchi caricati. Per gli attacchi caricati potrei fare un team con catching, un team con con Razor, oppure questo team qua. Oh mio Dio, ma siamo, abbiamo, no, ho buttato l'ultimo, odio. Forse qua mi sarebbe andata bene anche con, come si chiama, con 20, non mi sarebbe dispiaciuto. Ah, mi sa che qua facciamo così, perché tu devi proprio morire malissimo. Ma proprio malissimo. Scusate, ma io gli sciamani qua li odio a morte. Oh no. Quindi questo è il team AOE in verità. Cioè, necessita un team AOE principalmente. Quindi la sua ulti. Ah, salve. Non me l'aspettavo. Che sorpresa. Beh, soltanto uno è morto. Questi dovrebbero essere gli ultimi tre. E dai, questo easy. Vero? Muori. Ciao. È stato un piacere. Dai, questo è stato abbastanza... abbastanza easy. Voilà. Ho trovato due collane Nitro Healing Bonus con una resina condensata. Ah, Hydro Healing... beh, potresti metterle su... su Barbara. Fatto. A posto. E domani abbiamo questo, che è un coso di ghiaccio. Quindi indovinate che team userò e perché proprio questo. Curioso. Claim. Oh, non ci ho mica pensato. Bisogna provare. Devo provare Rosaria. Lo so, questo è Fischl. Vabbè, la tolgo così poi proviamo Rosaria. Sono molto curiosa. E uno. E due. Ehi, come vi permettete. Ma non è ancora esploso, scusate. Vabbè, vai.
facciamo così. Tanto, cioè, in verità queste test run sono molto casuali, diciamo. Cioè, proprio è uno spamma tutto quello che hai perché c'è un energy recharge veramente altissimo. Vado, però mi mette ansia l'ulti di Ember perché mi sembra che stia per atterrare lo slime grande. Moro, ho visto Ember in ciabatte. Oddio, non ci ho mica fatto caso. Ah, mi stavo scrocchiando tutte le articolazioni. Che gioia! No, non mi sono ancora asciugati. E voilà. Oh, proviamo Rosaria. Aspetta un attimo, metti qui. Sì, provo Rosaria. Io in questa testa non cado. Oh, sedia, stai buona. Come cadi sempre giù? Perché? Come fai? No, co come siete caduti? Ma è da sola! Wow, carina questa è. Dovevo cambiare l'orario. Allora, io l'ho fatto senza tener premuto. Cambio qualcosa se la tengo premuta. Ora c'è. No. Quindi in questa zona, ok, c'è danno ghiaccio continuo. Ho capito. Va molto avanti con l'attacco caricato. Però che bella la sua ulti da vedere. Vabbè, non è male, dai. Me l'aspettavo molto più brutta da giocare, da come avete detto. Vabbè, voi dite, qua puoi giocarla come ti pare. Che proprio non cambia nulla, però effettivamente sì. Se adesso l'hai fatti, poverina. Dovrebbe stare al centro dell'attenzione per questo è da sola pure, ma mi sembrava una che non volesse molte attenzioni invece. E voilà. Fatto. Che dite? Prima le pull o prima la cooperativa? In verità qua chi avrà molta voce in capitolo è Tain perché tocca a lui pullare. Ciao Rootsmake, buonasera. Allora, intanto penso che cosa fare. Ho 5 condensate. E 100 resine, questo vuol dire che potrei fare due boss e sì, saranno loro perché mi servono per Xiao. Due boss, quindi e 6 domini. Oggi puliamo singola di compleanno. È il tuo compleanno, Rootsmeek. Auguri! Però Rosaria te lo auguro. Ti auguro. Vuoi che ti auguri di più? Buon compleanno o buona o in bocca al lupo per Rosaria? Aspetta, se vuoi fare la cooperativa anche se. Subito. No, non ho capito. Cioè per me è indifferente fare prima la cooperativa e poi il pullate. Oh, issa. Non sto assolutamente andando a fare il cubo a Nemo nel frattempo, no, no. Vabbè, so che ormai a voi non serve più sto cubo, quindi. Che sondaggio. Ma è tua la bullata!
Auguri per la pull, esatto. Tanto poi ne devo fare un altro di questo robo. Salve. Sì. Brava. Non era proprio quello che doveva fare, ma vabbè. Lasciamo poi alla fine così sentiamo meglio per andare a dormire. Ma come? Non voglio assaggiare Rosaria, no. Ah, vuoi. Entrambe. Oggi sono felice. Addirittura per due volte i colleghi mi hanno fatto una sorpresa. Che carini! Dai, che bello! Federico, grazie per il follow. Buonasera. Beh, allora io ti auguro buon compleanno e non ti dico buona. Cioè, ti auguro anche buona fortuna per la pullata, ma data la mia fortuna, spero di non influenzarla, dato che di solito vanno abbastanza male. E quindi buon compleanno, che forse lì non influisco. Ciao Jules, buonasera. Scusate, adesso devo prendere sti cose. Guardate come si fa a far tornare in vita il cubo a Nemo perché. Sono lenta. Oh, mi ha laggato. Tutti testimoni che mi ha laggato, eh. Questo l'ho preso, vero che l'ho preso? Ok, siamo riusciti a prendere tutto in tempo. Madonna, a volte le faccio tornare in vita. Sento così nabba quando succede. Allora, se la vostra scelta. Ah, la vostra scelta è prima la cooperativa, potete andarvi. Ah, subito. Velocissimo. No, volevo vedere il fiore. Vabbè, arrivo. Subito Rosaria come main personaggio. L'arrivo alla metà era 35. No, da metà 35. Ok, al 35 devo tirare la storia. A parte con il boss e con il giornaliere, come posso fare? Boss, giornaliere, Leyline. Yoko. Chi è? Io lo sto accettando perché sono curiosa. Chi è Yoko? Siete voi Yoko? Si faccia Viv, asterisco. Yoko. Altrimenti. Oh, ciao Angus, buonasera. E dicevo? Con le chest, Federico. Le chest. Ah, sei shafted. Ok, ciao Yoko. Oh no, adesso non so come chiamarti. No, va bene, qua ti chiamerò Yoko. Allora, che domini ci sono oggi? Tanto qua si deve ricaricare il robo. E ne abbiamo tanto volendo 6 da fare. Io direi di fare due catene. Due catene perché ci va. E poi facciamo artefatti. Iridescent, no gente, io devo continuare a fare iridescent per il resto della mia vita. E quindi andrò a fare due iridescent. E un Archaic Petra, giusto per cambiare. O due Archaic Petra. Allora, vediamo. Allora, dicevo, quindi le chest, le ley line e i domini. Comunque, Federico, però alto livello non ti consiglio di fare i domini, se non magari questi qua per armi o per talenti. Siamo in 4, quindi io metto Zhongli. Oh, no, qua mettevo 20, scusate, metto 20, dai. Non so perché, ma metto 20. Vado a livello 90. Ci sta, Rosaria, ci sta. E dicevo, però sì, anche con le chest fai abbastanza punti, però devi trovarne tante. La sono banner di 20. Ho trovato Diluc con il 50% nelle zone di Tartaglia. Ho il 50% di trovare Tartaglia. Sì. Sì, Federico. Vedere 5 stelle. Vai, Crona, fai vedere 5 stelle. Sono curiosissima. Oh, le 5 stelle di Crona. Guarda, è un gigante. Sì, altissima. Oh, ho trovato Tartaglia. No, grande. Allora, un po' mi dispiace perché se volevi Zhongli ti sei buttato quello del banner. Però è molto comodo, secondo me è molto forte Tartaglia. Cicci.
Beh, con un po' di fantasia, qualcosa in testa ce l'ha, no? Mi dispiace, Cronos, sarebbe stato molto bello se tu avessi trovato Cici, ti giuro che ci speravo tantissimo. Non sapete, credo di volere di più io quasi Cici per Crona che Crona. Ok. Così poi non abbiamo più paura di mostrare Cici, cioè paura di tutti gli insulti che ci arrivano da parte di Crona. Già non so le crane. Buonasera a te. Buonasera a tutti, dai, su. 5 stelle, esatto. Beh, dai, però carino, tartaglia. Dio, posso andare a cenare tranquilla dopo. Ciao, ciao di buonasera. Insulti, maledizioni. Oh, calmini. Vecchio, 20. Da questo ragazzo è sciolto, più o meno simile a... Sì, dai, why not? E vabbè, io vi guardo, ogni tanto faccio un ulti, perché sì. Ma perché l'hai fatta a destra e non in mezzo, se io stavo guardando in mezzo? Io non ho ancora capito come si fa a, come si dice, a mirare l'ulti di coso. Ah, ma qua è quello col cooldown. Ah, non posso ancora. Scherzavo. Volevo fare l'ulti. Ora posso andare a fare l'ulti. Dai, dovrebbe essere molto comodo per togliergli. Infatti, l'ha tolto. Ora. No, pensavo gliel'avesse tolto lo scudo. Vabbè, che si è tolto subito dopo. Beh, io sono stata qua di bellezza. Non è vero, è tutto grazie al mio 20, assolutamente. Da però molto veloce. No, lo so che Ganyu ha fatto il suo, Bennett ha fatto il suo, Rosaria ha fatto il suo, assolutamente. Adesso un capello. Che schifo di drop. Promette bene questa serata dei drop. No, ce l'avevi il tartagliore, ma che hai visto? Gliel'avevi indovinato subito. Sempre così 20 ogni volta sclero, ma poi mi ricordo che 20 mi passa. Assolutamente legit, Kindry. Dovete essere sorpreso, giusto? Uscire col di oggi è arrabbiare al vapore Siemgris. I gyoza di carne al vapore. Anche se in verità non erano al vapore, scusa, erano in padella. Diciamo che non era propriamente una cottura a vapore. Vabbè, venti, facciamo come dice Kindri, ci ricordiamo che sei tu e sei perdonato. Quattro cani un cheat. Beh. Ci sta tantissimo, noi non ce l'abbiamo Ganyu, una volta che possiamo usarla circa indirettamente, però penso che Ganyu sia più fortissima come personaggio. Non avendo pullato per Tartaglia, potrei considerare di pullare per lei quando semmai ci sarà. Madò, stavo non stavo assolutamente targettando Ganyu, va bene, al posto del maghetto. Dicevo, potrei considerare di pullare per lei invece che Tartaglia a sto punto. Dopo questo usciamo da qua. Era molto bello vedere se hai voluto assaggiare. Oh, grazie, Amgris. Ma erano anche... Oh, bello questo drop, mi è piaciuto. Buono, buono. Erano anche molto buoni. Il primo mi ha ricordato che avevo esagerato con lo zenzero, però gli altri erano veramente buoni. Il primo era per la cottura, per assaggiare se era cotto. L'unica cosa è che la pasta era rimasta un pochino spessa questa volta. Tra l'altro, io vorrei continuare a dirvi quanto sono, come si dice, fiera del mio non fare la spesa. Dov'è che dobbiamo andare adesso nel...
dove devo andare? Dove andiamo sempre qua? È very decente. E non sono ancora andata a fare la spesa seria. C'ero andata soltanto prima di Pasqua a prendere alcune cose che mancavano. Crona si vuole sposare. No, con Rosaria ti vuoi sposare, vero? Immagino. E che mancavano alcune cose per fare le lasagne. Ma il mio voto di non spesa non è ancora finito. Probabilmente finirà domani. Perché ho trovato, lo sapevo che c'era, il ripieno per gyoza, appunto, che avevo fatto l'altra volta. Come ti vuoi sposare con te? Non ho capito. Ah, ok, con te stesso, perfetto. Oddio, non mi ricordo chi ci vuole qua e quindi prenderò lui. Vedo lo scudo, tutti felici. E dicevo... Ah, potevo mettere anche 20, ok, grande. Molto bene. Ho trovato il ripieno dei gyoza e quindi oggi ho fatto i gyoza. Obiettivo del 2021: mangiare senza fare spesa. Esatto, Angris. E più o meno ce la sto facendo. Ho finito il cioccolato però adesso, quindi non si posso mangiare. Io credo mai in sessione per catching, perché è il mio personaggio preferito. Ci sta Dendebra. Io l'ho trovata al posto di... Potevo farlo un pilastro. L'ho trovata al posto di... di Albedo. Non per dire, ma qua abbiamo fatto tutto io e 20, ovviamente. No, scherzo. F per cacao savontà. Eh sì. Vediamo come va. E bentornata Kira, o Dani, o no, adesso ogni tanto ti chiamano in un modo o nell'altro. Io te lo tolgo più, ma fai benissimo, Crona. Sono qua per i viridescent, cheat. Due maiden. Ciao Dado, forse ti ha già salutato. Quindi non giravo degli altri, sì, no, no, è che avevo fatto una spesa abbastanza grande, neanche troppo, però sono riuscita a farmela durare tanto. Allora, ciao Gianluca, buonasera. Cos'è? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Vediamo come sono questi due. Fio schif. Ma perché? Guardate, doppia difesa. Doppia difesa. Vabbè, li posso dare a Noelle se la volessi fare maiden. Però... Sì, sarebbe perfetto per Noelle. Però l'avevo fatta con ray tracing, quindi niente. Speriamo che i prossimi siano dei viridescent e buoni, magari. Visto Gianluca. Ma aveva già tutto da prima di trovarla per tirarla su, giustamente. Manca Trona, ok. Questo è bello. Vabbè, facciamo finta di fare qualcosa adesso. In realtà abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, eh. Madò, stupendo. Quasi quasi continuo questo. Dai, li facciamo tutti qua. Tanto gli altri non sapevo. No, l'Archaic Petra però lo volevo fare. Uno. Ne facciamo un altro qua. Appena l'ho trovato, sì, però ancora con altri talenti devo decidere. Sì, ma veramente! Che schifo! Altri maiden! Basta, allora, nel prossimo voglio dei maiden. Ok? Hai fatto... No, ancora no. Lo faccio... In verità dopo ne metto 5 mie e poi vediamo quelle di Tain. Me. Io non ho parole. Ah, due volte doppio Maiden, eppure brutto, cioè nel senso, vabbè che ormai i Maiden li ho dati a tutte quelle che volevano, però. E dicevo, dopo puliamo. Appena finiamo la cooperativa puliamo.
Stagiro neanche di prendere il pass e quindi tocca fare ley line per Mora per un po' di tempo. Vabbè, dai, ci sta. Adesso butto l'ulti soltanto per far durare un po' di più il dominio. Perché c'è il cooldown? Madonna, se non ci fosse stato il cooldown sarebbe stato molto più bello. No! Mi sa che non ho crittato. Forse. Ok. Va bene lo stesso. Iridescent, 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 belli, iridescent belli, iridescent belli, belli. Sì, bello. Attacco Enel, sì. Aspettate, no, il goblet è il primo. Abbiamo fiorepiuma, goblet, no, oh, no, no. Non mi ricordo mai se abbiamo prima la clessidra o prima il goblet. Ciao Fefano, buonanotte, buonanotte. Punte Rosaria, no, prima clessidra, sì, no, piango, era bellino però, che triste, sì, basta, me ne vado, io lo sapevo, però speravo di sbagliarmi, basta, adesso andiamo a fare l'Arcaic Petra, che l'ultima volta era andata abbastanza bene, a tirare su Cross per ridere, sì, ma anche a su Cross andava bene, il... La demo bonus, piango. E adesso. Vabbè, sì, dai. E dicevo, non mi dispiacerebbe avere una Rosaria, sì. L'unica cosa che voglio fare è tirare su un po' il Pity. In verità spero di trovare Fischl più che Rosaria, quasi quasi. L'unica cosa che spero di non trovare è Barbara, anche se mi sa che è proprio quello che troverò. Dico buonanotte perché non trovo giusto che per incontrarsi si possa dire buongiorno, buon pomeriggio, sera, ma non notte. Vabbè dai, però adesso è ancora sera, non è ancora notte per me. No, notte è... Da quando inizia la notte? Io direi le 11, però non so quanto una cosa possa essere soggettiva. Vado, io non mi ricordo minimamente. Vabbè, se metti Zhongli, tengo Ningguang. Guardatelo. È a 90. Piango. Sì, facciamo doppio geo e resonance e boh, non mi ricordo. Io non mi ricordo minimamente cosa ci sia qua dentro, ve lo dico. Però su Xiao, volendo, è utilizzabile attacco percentuale, potremmo percentuale se è in modo di girare qualche artefatto. Meglio di una ghiaccio. No, è indifferente per me. No, no, faccio Ningguang o Zhongli, indifferente. Anzi, sono curiosa di vedere il tuo Zhongli. Però con la mia Barbara ci sei. Com'è brutto! Ma dai, però è il 90. Però la lingua... Allora dai, switcha, switcha. Vai, faccio vedere Ningguang. Voilà. Comunque devo vederli gli artefatti perché secondo me avevo già una cosa carina con l'anemo bonus su Xiao. Quindi forse non mi serve quel robo lì. Ma non la butterò perché sembra buono. Magari proverò su qualcuno giusto per curiosità. Guarda che ho detto questo. Ho subito ad arrampicarsi, eh. Wow!
Sai che mi ha lanciato via? Ah, ma siamo contro sto robo! E chi se lo ricorda? Cioè, forse Tain è l'unico che se lo ricordava. No, l'unico no, sicuramente però più di me. Ma io posso quel... Oh, là. Vado, quante botte che ha preso da quando è sceso. Ah, ma non era lui. Ah, giustamente, non era lui. Scusate, ma gli altri due quando sono morti? Io ne ho visto uno. Ok. Tu diresti alle 11.01. Ah, allora sì, siamo abbastanza d'accordo su quell'orario. Dov'è? Boh, io ulto perché siete tutti qua, allora immagino che sia qua. Ah, tutto bene. Perché sto facendo l'Arcaic... Ho fatto l'Arcaic Petra, vero? Sì. Perché sto facendo l'Arcaic Petra? Perché vorrei sistemare gli artefatti anche a Ninguan e a Zhongli, che non fanno schifo, ma non sono neanche bellissimi. Io volevo l'Arcaic Petra. Basta, non faccio il cubo a Nemo, continuo a fare questo perché voglio almeno un Arcaic Petra che sia decente. Spero. Piango. Non è uscito il trailer dell'ultima stagione della mia serie preferita, sto già piangendo, questo è il trailer. Bene, bene, Kindry. Ripeto, io sto riguardando How I Met Your Mother. Perché non ho guardato cose nuove? Non lo so, ma... Ci siamo tutti, me ne manca uno. Ah, ok. Perfetto. Ah, ma erano loro gli altri. Unta, unta, unta. Bloccato a terra. Vabbè, mi sento molto potente con... Penso di aver buttato l'ulti, sì. È arrivata l'ulti nel momento in cui era già morto. Quanto vorrei Zhongli C2 ogni volta che ulta scudo a tutti. Come sareste felici voi se io vi dessi lo scudo, eh? Lo so tantissimo. Si chiama Pose, la storia sempre più nuova, vedete che stupenda. Di cosa parla? Delle cose. Jojo. Ah no. Eccoci. Dai, ulta. Oh, là. Ok, uno l'abbiamo colpito, l'altro anche. Via lo scudo. Sono un pochino immersa nel ghiaccio. Dov'è? È morto. Benissimo, e quindi ci tocca farlo un'ultima volta, sperando... Ma io non l'ho neanche guardato quel retracing, cioè ci rendiamo conto che non lo volevo neanche e quindi non l'ho neanche guardato. Vabbè, prossimo anche se il retracing lo guardo, ma è un goblet. Danilo, grazie per il follow, buonasera. È un goblet me in difesa. Proprio quello che cercavo. Ah, il mio cuore. Inizia a fare male. Oh no. È l'ultimo. Questo è l'ultimo. Vediamo se anche oggi la nostra resina, cioè la mia almeno, la mia resina va buttata completamente per dei drop orribili. Ma perché io sto continuando a farmare degli artefatti? Scusate, che so che non trovo niente. L'avevo già detto che avrei farmato soltanto delle cose per le armi, per i talenti. E invece eccomi qua, nel baratro degli artefatti. No, è andato troppo lontano. Ti odio. Ah no, ho colpito. Ma se qualcuno muore per fare la mia C6, ma... Crola, non è lo spirito da healer questo.
No, comunque io l'ho già provata la CSI di Barbara. Fidati, non è così entusiasmante, forse. Cioè, non ci sono animazioni, nel senso, semplicemente uno perde vita e poi riprende vita. Ehi, tada! Comunque, io non posso morire, sono zombie. Neanche facendolo apposta potrei farlo. Mi dispiace. E voilà. Eccoci qua. Comunque no, evento di qualità 3 non riesco a farlo. Sarebbe. No! Ma nessuno o uno in particolare? Guarda per l'ultimo, grazie. Vediamo. Ricordate, lei è mia figlia di 7 anni e gioca a Genshin. Beh, sa già l'inglese, GG per lei. Ecco, io sono andato a cenare intanto, tranquillo. 10 minuti di boss, gli ho tolto un quarto. No, caspita! Solo? Ma chi usi? Eh no, che prima dicevamo non usare qualcuno che ha Anemo come elemento, perché è immune agli attacchi Anemo, quindi non usare 20 sul cubo Anemo. Tranquillo, non è finita, vai, ce la puoi fare. Comunque abbiamo un altro goblet di Archaic Petra. No, aspettate, ero già pronta a distruggermi la faccia. No, questa è già distrutta. Ok, no, scusate. Ma ehi! Non è male! Electro Damage Bonus non mi serve per Ningguang o per Zhongli, però. Accidenti, che substat! Dipende tutto da cosa verrà fuori come quarta e da cosa andrà su, però accidenti! Potrebbe andare su Catching oppure su Fischl come quinto. Bisogna vedere cosa ci esce. Vediamo cosa ci esce. Oh, ciao Lati, buonasera! Magari lo gioca in giapponese, hai ragione. Allora, Danilo, se tua figlia sa il giapponese e non l'inglese, è ancora più GG. Una serie ambientata negli anni 80-90 e poi la società dell'epoca. Adesso io faccio questa cosa. Lo sapete che io ho la mia superstizione che per tirare sulla roba. Devo usare lui. Nell'epoca in particolare delle bolle dove si faceva la Vogue, il ballo, a ballo, ok. Che si vede nella canzone Vogue di Madonna, i protagonisti sono proprio ragazze trans. Oh, non sapevo, non la conoscevo come serie, sono curiosa. Dai, dai. Poteva essere crit damage, però non fa schifo. E cosa va su? Io voglio provare. Ah, no, 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 non era giapponese, va bene, dai. Giusto, anche Baido, io non l'ho mai buildata. Ciao Nagi, buonasera! Buonasera, ma. Però adesso mi va su solo l'energy, cioè scusate, questa cosa non è giusta. Vediamo. Cosa sale? L'ultimo, se sale di nuovo Energy mi fermo, ve lo dico. Basta. Ma perché? Era così bello. Non è giusta questa cosa, ma scusate. Grazie. Era, eh sì, hai detto bene anche tu, era così bello. Comunque non sarà mai al livello di questo. Yes. La mia full Thunder Suitor, la mia Catching, sì, full Thunder Suitor. Perché non abbiamo trovato nulla di questi da darle.
Allora, l'alternativa abbiamo detto che è questa. Attacco 4 e 7, 11 e 7. Ecco, ha già vinto quell'altro. Crit rate, però, non lo so. Allora, attacco flat è uguale. È che qua si è tirato sull'attacco percentuale e di qua no. Colpa di Sinchu. Hai ragione, Shafted, non lo farò più fare a Sinchu. Forse ho già usato tutta la sua fortuna per gli artefatti. Accidenti. Ma ce l'avete dato poco come... A me piace molto Danilo. Io lo uso, però il mio team preferito è quello con Ningguang, perché è più solido, diciamo. Invece Xiao ha una vita molto meno resistente rispetto a questo team. Ma perché il mio team con Ningguang è Ningguang, Zhongli e poi due di fuoco. Comunque, dipende da se uno apprezza il suo stile di gioco. Perché molti si sono lamentati del fatto che si annoiano a saltellare. Madò, quanto vi odio, farfalline. Neanche una! Vabbè. Si annoiano a farlo saltellare per attaccare. A me non dispiace questa cosa, l'unica cosa che non mi piace è che quando saltelli comunque potresti essere colpito e volare da tutt'altra parte e perdere comunque un tot di tempo per cui sei inutile, proprio l'unica cosa che non mi piace. Per il resto mi soddisfa come personaggio e piuttosto che catching ho tirato su e tengo lui come secondo DPS, cioè come DPS nel secondo team. Cambia l'orario. Ah, è vero che fa qualcosa. Alle 6? Aspetta. Ma soltanto attaccando? Devo venire da dei mob? Aspetta, dov'è che sei? Torno lì. Torno lì, poi cambio orario. Io, Baido, Cicci, Mona e Shelling. Beh, buoni. Mona è buona per boostare gli altri. Cicci come healer. Vabbè, not bad. Baidu non l'ho mai usata perché l'ho trovata veramente tardi, quindi non so quasi nulla su di lei. Ciao Nicky, buonasera. Andiamo qua. Andiamo a vedere la trasformazione. Quanta roba che ho trovato. La trasformazione di Rosaria alle 18. Io mi dissocio da qualsiasi ambiguità del fatto che cambi qualcosa di notte. Bentornato Cioli. No, non abbiamo ancora pullato. Stiamo vedendo la trasformazione notturna di Rosaria. Ah, no, niente, la trasformazione, la corsa. Quindi adesso corriamo in tondo, va bene. Non c'è vomito, ma soprattutto Rosaria è velocissima. Oh, mamma mia, anche io vorrei avere questa energia. Mi serve una rosaria nella vita vera per boostarmi. Quindi, mi sa che è arrivato il momento di pullare. Notizie. Ah, leggiamo. Lo state facendo? Io l'ho fatto solo una volta. Ah, guardate, qua è questo che dicevamo prima. Il 9 aprile dalle 11 di mattina. Oggi è il 7, quindi dopodomani. 11 di mattina, scritto qua, probabilmente per noi è mezzogiorno, se non sbaglio. Questo qua lo state facendo? Sono 5-10 domande, non mi ricordo, e vi danno i soldi in base alle risposte giuste che date e vi si apre nel browser. A proposito di browser, di eventi nel browser, fate punto esclamativo web event per fare l'evento dei login, che io me lo dimentico sempre, infatti non l'ho ancora fatto oggi. Allora, daily fatte, resine usate,
Domani faccio le weekly. Quindi adesso è arrivato il momento di pullare. Allora, vediamo come siamo messi nella mia storia. Dirci sono da casa, ma come? Non ho le risposte qui. No, ma c'è anche il link a tutte le risposte quando l'ho finite. Cioè, ve lo dà loro il link con tutte le risposte. Ovviamente non c'era la risposta a una delle domande che avevo io, ma fa lo stesso. Ehi. Che fa? Spinge. Quindi, cosa vogliamo? Allora, come sempre, che cosa vorremmo? Due tartaglia e poi due zombie nel prossimo. Che cosa vorremmo in modo più credibile? Una rosaria, almeno. Che cosa vorremmo in modo ancora più forse fattibile? Una fischl. Cosa troveremo? Soltanto delle Barbara. Sì. Qui tiene un fantasma. Ah no! Sono troppo prima di buttarla a casa se non la sai. Vabbè, ma fai tipo CTRL F, scrivi la parola chiave, lo trovi. E la banda aperta a crocette. Risposta multipla, Kindry. Adesso faccio così. Non è assolutamente per me perché devo fare il login, ok? Ma proprio assolutamente. Caspita, volevo le primo gem. Domani ho 20 primo gem. Uscirà da Rosario per dite. Allora, vediamo quanto siamo di storia. Allora, abbiamo detto prima, però di storia 4 stelle, direi che facciamo quindi 9 singole. O facciamo una... No, una multi no. No, 9 singole, facciamo le singole e poi andiamo a pullare più seriamente con quello di Tein. E partiamo. No, allora facciamo un pronostico, che da un po' che non ne facciamo. Facciamo un pronostico. Vediamo, arriviamo per forza ad almeno un 4 stelle, perché facciamo 9 singole. Sono indecisa. Ok, no, lo so. Fischl o Rosaria? Oppure Barbara slash altri, chi troviamo? Un almeno 9 singole. E vi ricordo che una l'abbiamo già fatta, quindi arriviamo alla decima. Chi troviamo? Abbiamo detto Rosaria official, Barbara altro. Vado, se trovo un 5 stelle, non saprei. No, va in Barbara. No, anzi, lo metto qua. No, 5 stelle. Va con Rosaria Fischl. Anche se è praticamente impossibile, però. Quanto tempo abbiamo? Un minuto. 9 singole, quindi 9. 9 singole, quindi arriviamo alla decima, ok? Oh, Velena, grazie mille per il bit, per il bittino. Come va? Buonasera. Ciao, Geyser, buonasera. Come va? Il pullato c'hai? Cioè, l'hai trovato? A che pullata nella storia? Ma non è partito, vero? Conferma pronostico, scusate, io mi dimentico sempre di confermarlo. Eccoci. Solo ne manca una polpa 4 stelle. Not bad. Chissà che troverai. Però facciamo 9 singole. Forse ho messo troppo poco tempo. Avete un minuto? O oh no?
comunque o è qualcuno dei due rate up oppure è quella che non vogliamo il rate up alla fine. Sapete, Vito, sto facendo tutto con Ember. Oh mio Dio, grande Ember, se ce la fa. Mi sa che ho lasciato troppo poco tempo. Io ho pullato dentro la taverna per Rosa. Ci sta. Dice che trovo Fischl. Non vi ho neanche demandati per farvi mettere punti. Vado. Se trovo qualcosa di buono, c'è qualcuno che con 30 punti si prenderà un sacco di roba. Chi? Ma perché non mi dai nomi? Ah no, se trovo. Ma che carini, pensate che io trovi veramente qualcosa di buono e non Rosaria. E invece in due pensano che io trovi Barbara. Ma voi ancora non avete capito che non dovete votare per me, ma contro di me. 9. Vediamo. Vabbè, dai, alcuni sono. Probabilmente saranno tipo tutti blu. Tranne uno. Due. Dove Barbara, quelle due persone sono ricche di voi. È vero, e quindi super sad di nuovo. Perché già Barbara ce l'ho C6 e ne ho trovate due in più. Ora trovi di Luke. Mi piacerebbe molto trovare di Luke. Giusto per avere poi 5 stelle del banner garantito nel prossimo. C'è del Child. Beh, ci sta. Almeno la tua Barbara non è. Abbiamo già un 4 stelle. Ciao Rosaria, benvenuto. Grazie, grazie, grazie mille. Dove ci stavo stavolta a chitarra? Ciao Rosaria, benvenuta. La suora giusta, esatto, veleno. Eccola. E non abbiamo finito. Ne abbiamo fatte 6, ce ne mancano 3. Anche se il pronostico ha già il suo vincitore. Tu la 25. Ma è perché io non è che ci tenessi troppo, Crona, a trovarla, capito? Vabbè, queste sono blu. Era giusto per fare tutte le 9 pullate. Beh, dai, abbiamo trovato Rosaria. Noi abbiamo fatto 9. Quindi abbiamo detto che siamo a 6, 10, più 9, 10. Vabbè, dai, facciamone un'altra, l'ultima. Giusto per arrivare a un numero pari. E le prossime le buttiamo sul banner di Zhongli. Sei fortunata? Beh, fortunata? Non lo so. Però sì, effettivamente era un personaggio che non mi interessava troppo avere, ma ora l'ho trovato, quindi yes. Allora. E niente, abbiamo Rosaria. Fatemi vedere questa Rosaria, party setup. Sono 20 punti. No, Kindri! Eccoci. Salve. Wow. Un'altra con la lancia. Le diamo subito una lancia. Che sia un pochino più carina. Che cosa le do? No, questa non devo rifainarla. Non so che darle. E ti prendi questa. Almeno butto via quella una stella. Vabbè, dai, non sta male. Dai, è carina così. Ma sia Sagon che Kindri hanno puntato tantissimo, vedo. Allora, scegli risulta, adesso sbaglio, metto Barbara. Fatto.
Olè, mi lavorai quanto hai pullato Nagi per Rosaria? Mi ci vorrei anche io Rosaria per correre la notte. Rosaria, eccomi! Sì, ma io la volevo in real life per bustarmi nell'attacco fisico. Oh, sono quasi full. Benissimo, ora direi che sia arrivato il momento di far pullare Tain. Che ne dite? Ta-ta! Speravo in qualcosa del banner permanente e invece niente. Olè, no, niente. Eccoci. Ah, guardalo che ci ha fatto esplodere tutte. Rosaria, hai visto? L'abbiamo trovata e anche subito. Quindi direi che il 4 stelle che ci è uscito in questo banner sia molto buono. Cosa ci è andata bene? Meglio tal poco guadagnarci tanto e nel caso fortunato che buttarci tutto e perderli tutti. Hai ragione. 100 volte per Rosaria, una volta solo. Ma probabilmente Kron, adesso probabilmente non lo so. Ma se avessi continuato a pullare, avrei potuto rischiare di non trovarla comunque più, di trovare un sacco di Barbara. Quindi comunque qua mi fermo. E adesso vediamo se la troviamo a Tain. Allora, apro Discord. Tain, come vuoi fare? Vuoi fare come l'altra volta? Oppure vuoi condividere lo schermo? Quindi tu sei saputo che ho dovuto stare dopo averla trovata. Eh no, quello non lo possiamo mai sapere. Che magari sapendolo aspettavi un attimo e ripullavi dopo, non sapevi se. Ho visto qualcuno che vuole lanciare un Ember. C'è un Ember, un pupazzo di Ember. Allora. Ah, però voi vedete tutto bloccato così. Qua facciamo questa cosa. Eccoci qua. Bisogna vedere adesso invece qualcuno che vorrebbe trovare un tartaglia, un child, come lo volete chiamare. Allora, sto aprendo Discord perché assolutamente l'avevo già aperto, come no? Sicuramente. Chat vista. Devo uscire. Sì, tanto adesso chiudo qua in Genshin perché adesso vediamo quella di Tain. O comunque mi blocco qua. Eccoci. Allora. Vediamo. Questa nota la sua storia in un caso, ovvero con la cosa che punti ero puntato pochi punti. Sì, aspetta. Ah no, ok. Il problema è che ho preso uno anche di quanto ho puntato. È vero. Beh, è arrivato poco perché avevano puntato poco contro. E anche io punto sempre dove non ci sono punti. Così o perdo poco o vinco tanto. Bravi. Però se facciamo tutti così è un casino. Allora, in scontro finale, perfetto. Allora, adesso io mi muto un attimo che vediamo se riesco a farvi vedere. Boh. Questa condivisione, la mia amica ha pensato a una cosa, non sappiamo se ci prende la condivisione. Vediamo come si fa. Allora, finestra e fin qua ci siamo. Nuova finestra. Bello questo. Ok, allora, ovviamente, ma ovviamente non me lo prende. È stato molto divertente, Tain non mi fa vedere la cosa di Discord.
Da qualche parte della tua vita, spiegazioni. O forse o ti sei allontanato tanto, o forse ci hai messo troppo, però mi sembra strano che ci metta troppo. Ciao Domenico, buonasera. Ciao Tommaso, buonasera. Veramente un attimo, scrivo il nome corretto. Sì, no, il cubo vento ci va benissimo sapere il nome così. Allora, vediamo se così me lo prende. È interessante come non mi faccia prendere la cosa. Allora, tu prova. Ah, ok, aspetta un attimo. Beh, questo non mi sembra uno schermo intero, signor Discord. Però, forse ci siamo. Mi demuto. Oh no. No, no, tranquilli, ce la faccio. Tranquilli che ce la facciamo. Eccoci. Ela. Salve, oh, e qua abbiamo Tain. Voi non vedete la sua schermata per adesso. Dove sei? Qua. Eccomi. Non tu. Non si Era un dove vede Tain. sei? Tipo Streamlabs. Allora, adesso voi non mi vedrete più. Forse, salve. Ma durerà poco, ve lo giuro. Caspita, ma ce l'avevo già, ne ho aggiunto uno senza senso. Ah, avrei sbagliato la roba. Eccoci qua. Vedete? Ora vedete. C'è un che ci parla dall'alto. Esatto. Ed eccoci. Ah, madò, vedo con una qualità altissima. Ma è la Si mia vede bene, accusato. connessione. No, no, ma è la mia Apres. connessione. Sì, facciamo finta che. Ops. Prova a Va vedere bene se anche così. Discord che non aiuta. Yes, Vedi se sono allora, connesso che oppure cosa faremo? Si vede un po' male, sì, Domenica. No, 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 non è il mio matti questo. Non si sciocca. Ah, no, cosa? Allora, che cosa vogliamo? Facciamo questa cosa, come faccio con le mie. Cosa vogliamo da questo banner? per forza tattaglia. Quantomeno 5 stelle. Ok, 5 un stelle 5 sicuro, stelle. spero. Anche se sono Perfetto. messo male. Quanto ci pulli? Allora, pensavo di farci 3 multiple da 10. E però prima volevo arrivare ai 4 stelle garantito. Vorrei essere a 4 o 5 prima del 4 stelle garantito. Quindi farò 30 più quello che manca. Ok, quindi prima del garantito o del soft pity? Vediamo quanto ti manca soft pity. Ho appena preso con 20, quindi non ha neanche detto che esca a 5 stelle. Sennò mi arrabbio lui. Quindi dici che facciamo 3 multi, poi ci 3 multi da fermiamo e 10. facciamo altro. Vediamo, facciamo un Eh pronostico di 3 multi. sì. Sì, io direi di 5 stelle sì o 5 stelle no. Ci sta, un pronostico di 3 multi. Adesso io mi sentirò molto pro. E userò sapete che esistono quegli schermini apposta, no? Per gli streamer. Beh, io non ce li ho. Però ho l'app che fa la stessa cosa. Ehi, se funzionasse. Eh? Cosa? Allora. Magari Allora. tappa fine la prima multi. Allora, se uscisse anche un D-Look, forse anche meglio. Allora, facciamo questo bel pronostico. Allora, siamo lontani dal soft pity, siamo all'inizio e facciamo 3 multi, ok? Troveremo un 5 stelle. Questa volta vi do 2 minuti, che prima è finito subitissimo. Sì, Aspetta, finisca il confermiamo. pronostico. Sono contento che ora. Mi sento un po' buggato, ma fa lo stesso. Eccoci qua. That's Sky Traveler, grazie per il follow, buonasera. Allora, vediamo qua come sta andando. Che feel di nostalgia per questa qualità video, mamma mia. Sì, no, non ci sta andando molto bene. Ciao Matti, buonasera. E
Ma è tipo, cioè voi non lo sapete, ma noi abbiamo appena usato la pillola Retrovision di Isaac, è per quello che vediamo così. Io ieri ho fatto 80 pull e ho trovato solo Mona, che ho fatto costellazione 1. Dai, però è buono trovare un 5 stelle che sia già, secondo me, a meno che non sia Cici. Cosa? No, vabbè, ci sta, è meglio riuscire a tirar su un personaggio bene che tanti male. E poi così nel prossimo avrei quello garantito del banner. Domenico, quello vorrei saperlo anch'io, veramente. Oddio, è sempre difficile. Ciao, Shela Shaska, mi avevi detto come chiamarti, me lo sono dimenticata. Buonasera. Esatto, come dicevate, fortuna. Serve effettivamente tanta fortuna per farlo. Oh! In due dicono sì, troverai un 5 stelle. In quattro dicono no, non troverai un 5 stelle. Però qua si è un po' tirchi appunti, perché non si sa, si è indecisi. Però Tranquilli, voglio la mia Tortello. fortuna è nota. Bellissimo Tortello, mi mancava come nome per Tartaglia. No, e adesso voglio di Tortelli. Guarda che io invece 50 multi ai tempi di Utao non ho trovato nemmeno 5 stelle. Come 50 multi? 50 singole? Che 50 multi? Oh mio Dio! Ok, Adesso tanti allora. punti. Oh, i punti qua sono quasi pari, eh. Non c'è uno che dice chissà cosa. Puoi partire. Posso partire, quindi adesso vado di pull singole finché non trovo i 4 stelle, poi 3 multi da 10. Ah, non fai tre multi dirette? No, Perché noi abbiamo messo tre aspetto. multi. Aspetta. Adesso faccio 3 multi dirette e via, nel dubbio. E poi dopo le tre multi. Beh, sì. Non credo che ti cambi. Forse al massimo una multi trovi due, quattro Sì, stelle. esatto. Ciao Dani, grazie Ci per il posso fare. follow. Buonasera. Vai. Vediamo. Io direi di partire per la prima. No, No! Fail! fail, Come non allora. c'è spazio nell'inventario? Che vuol dire? So già perché non c'è spazio all'inventario. Allora, dammi spazio close. Come? Mi era mai successo? Per gli artefatti, eh? Artefatti. No, ma in che senso? Esatto! No, io non ho questo problema, non ne ho più di artefatti praticamente. Facciamo una cosa tattica. Prendiamoci tutto sto spazio e via. A posto. Ma perché poi scusa, cosa ci danno? Delle armi ci dà al Oh, massimo. attacco, buono. E adesso non Ok, posso posso passare le gem? partire? Sì. Quali sono i Genesis? Dirò come fa Domenico, ti dirò sì, poi dopo ci riguardo. Vai, vai Tain, hai la mia Vado. benedizione. Forse è meglio non averla, però te lo dico. 4. Ok, il primo abbiamo solo, tra virgolette, dei 4 stelle. Enzo, guarda, possiamo fare Yeah, la Dragon's Bane. Dragonsbane! Ecco, questo è perché hai avuto la mia benedizione, le Dragonsbane. Oh, ti Non ho usciva mai quello un trovato. arco. Enzo, ma è quel banner army. Vado con la Alla seconda. prossima non ti do nessuna benedizione. Tu vai, ma io non ti do nessuna benedizione, che sennò qua abbiamo un'altra Dragon's Bane. Qui siamo partiti no col piede sbagliato ma sottoterra direi. Sì, direi proprio. Ok. Vai, la seconda multi è sempre viola. No armi, mi raccomando. Cioè, no, veramente. Oh, una Eccola! rosaria! GG, una rosaria abbiamo qua. Eccola. Oh, bene, bene. A tutti, no, povera crona. Oh, Rosaria è stata trovata. Quindi Almeno abbiamo posso. 5 stelle. Ah, no. No, quell'arma gliela do subito, Però è più facile da fare. Dipende dai personaggi che hai. Forse direi. Io direi la Pyro Regisvine, ad esempio, invece. guarda. Boh, la seconda è andata meglio. Vediamo la terza. Vediamo la terza multi. Enzo. Niente, 5 stelle. Non ci può essere il fake out, vero? Un'altra. No, no, decisamente. Accidenti.
Ed è quello che sono sicuro. E niente, Rosaria è già C1. Ci dispiace, Rosa. No, ci dispiace. Povero, no, povero Crona. Oh no, non so neanche come siamo messi. Che belli gacha, yes. Allora, che cosa vuoi fare adesso? Che faccio un altro pronostico. Beh, visto che ormai siamo in ballo, direi un'altra pullatina da 10. Una multi? A quant'è che siamo? Allora, siamo a 30 partivi, ripetiamo da... La mia memoria è infallibile. 30, quindi ho fatto 30, era... Ma ti dico subito, dovrebbe essere ancora memorizzato. Yes. 1, 2... Mentre conti, sono pago. 38. Allora, sei a 38? 38, quindi arriverai con questa da 10 adesso, 48. E penso che sia anche l'ultima perché dopo inizierò a tenere tutto per lì. Ah, quindi zombie... non arrivi a 50? No, no. Beh, posso anche arrivare a 50. Faccio due aggiuntive prima della 10, dai. Ok, due singole fai pure. Due singole. Perfetto. Allora. Quindi arriviamo al 50. Sono altre 12 pullate, questa volta singole, o una multi e due singole, quello non ci cambia, la scelta sarà tua. Abbiamo il pronostico, arriviamo alle 50 pullate. Adesso abbiamo il pronostico. Okay. Se non vince 5 stelle inizio a metter via tutto per Klee, così quindi salto sia Zhongli che Eula. Povero Zhongli. Allora, arriviamo... alla cinquantesima. Non sta per niente laggando, assolutamente. 5 stelle. 5 stelle in arrivo. E vediamo. Datemi la buona. Wow. Sono anche stata nei cosi. Fare pronostici, vi giuro che aumenta tantissimo la mia abilità di sintesi. Allora, aspetta che qua abbiamo 2 minuti del pronostico. Pronto, pronti per votare. Vediamo. Ci aspetto 100 punti per la Zarya e in 30 ne ho beccate. Crona, ma è perché noi non la volevamo così tanto? Abbiamo detto che è così. Niente, niente di facile, non ne faccio. Fai le leyline, Lifar. Quella lì dovresti riuscire a farle. Io in 80 non l'ho trovata. No, no, Domenico mi dispiace. Sono fatta Barbara C10. Poveraggio. So quello che si prova, circa. Sono molto, molto vicina. Allora, ne fate... Dove l'ho trovata? No, Matti, non si dicono queste cose! Sì, lo schermo è sul mio game perché per farvi vedere il... quello di Tane devo fare il display capture. E quindi mentre faccio il pronostico lo tolgo perché sennò vedete tutto il casino. Ciao Star, grazie per il follow, buonasera! Allora, a me non fa più vedere se c'è un mal pronostico. Dov'è? Ok. Ah no, a me fa ancora vedere il pronostico vecchio. È interessante questa cosa. Ehi, ed è il mio canale! Yay! E puoi aiutare come si contano le pull? Lo devi contare dall'inizio. Allora, appena finiamo qua, torno sul mio Genshin e te lo faccio proprio vedere. Tanto facciamo proprio le ultime 12. Io non ho parole. Non posso vedere. Ma la stai già tirando su, Rosaria? No, ho no, visto no, bene. Stavo buttando occhio a qualche artefatto. Ah, ok, ok. Come la, no, come la vuoi vedere. Buildare? Ah, ok, non è ancora finito. Temo che vada fisico a sto punto. Ah, ok. Il problema è che artefatti... Non so come sono messo, non penso benissimo. Non ho mai perso tempo per tirarla su. Quando vuoi, yes, aspetta. Sto
stavo controllando, è finito il pronostico. Dovrebbe vedersi, forse. Yes, vai. Come vuoi, ho 12 comunque. singole o una multi e due singole, come preferisci tu. Ok, Faccio le due singole e poi la multi. due singole e poi la multi. Oh, Google, niente. Mi era partito anche l'assistente Google. Vediamo. Ecco, skip. E vabbè, la prima singola blu, la seconda viola. Oh, Mademoiselle. Buona. Oh, Brava, ma tu Barbara! sei. Avevo finito anche lei. E abbiamo completato Barbara. Abbiamo finito Barbara. Vai, non poteva mancare. E adesso una No. multi. Niente. Niente Skip. 5 stelle, no, però vediamo chi è il 4 stelle. O cos'è? Temo che a questo punto Livy Fisher che finirà diretta in scarta. No, la vorrei io, Fisher. No. Oh! Il Un fragment, solo so sai che non Fisher. mi dispiace. Ah! Vorrei fare. È Brava, Fisher! Oh, ah, brava. però te non serve, caspita, a me sarebbe Me ne servita. importa, lo so. Accidenti. Vabbè, dai, 2-4 stelle. Peccato, niente tartaglia. Niente. Veri peccato. Peccato. GG, ah no, eh no, ce l'aveva già C6 Fischl, Crona. No. No, ma dai, È come finito. le 5 stelle ha votato 1500 punti, mi dispiace Matti. Allora, Emgrissa, ah guardate, eccola qua, un'altra Barbara C6, ma ormai credo che quasi tutti, dai, abbiamo Barbara C6. Sì, no, sono pieno di personaggi C6 che non uso praticamente. Forza di farli. Anche Diona, c'ho C5 e 3 ball 1. Ah, come la mia Xin Yan, quasi. Allora, Riperoni. c'è Emgris che mi ha chiesto un SMR. Proprio direttamente per Crona. Adesso no, Crona, Vai. non puoi bannarlo. Assolutamente no. Allora, adesso vi rispondo un attimo alle due domande. Faccio vedere per come contare. E ti faccio. Allora, aspetta, che va chiesto per la History. E a Libra. E invece a Lifar ti dico quali sono le ley line, te le mostro direttamente su schermo così vedi quali sono. Io che ho Barbara C1 e gioco dal day one. Forse è una fortuna, Matti, la tua, più che una sfortuna. Allora, ah, devo togliere la cosa, che qua stiamo spiando Tein che cerca di buildare Rosaria. Beh, però, a parte quella official, ti è Ma andata sapevo che bene. sarebbe arrivato pure Sì. Cioè, lei. dai, Sono sei lucrato stato contro abbastanza te. fortunato come co 4 stelle. Sì, poteva andare peggio, molto peggio. Eccoci qua, e abbiamo tolto il tuo. Ok. Posso chiudere quindi la condivisione? Sì. Perfetto. Allora, io devo fare l'SMR riscattato da Emgris. Quindi, con divertimento. Grazie. Allora, Rosaria personaggio. Aspettate, devo togliere la musica, se no non è un vero SMR. E poi vi faccio vedere l'altra roba. Ah, sentite questa ventola, quanto è assemerosa pure. Mamma mia. Rosaria volte. Non capisco proprio come si facciano a trovarla. Crona, tu che ne pensi? No, ma non l'avevo letto tutto, avevo letto un'altra cosa all'inizio. Io mi dissocio da questa cosa che ho detto. Assolutamente mi dissocio. A Matti danno fastidio gli SMR. Matti è finito. Puoi tornare. Però io mi dissocio da questa cosa che ho detto perché ne ho trovata una, ma credo che poi non avrei più trovata neanche una. Odio per questo dato 12. Beh, belle 12 shilling, assolutamente. Comunque, per rispondere velocemente alle vostre domande, uno. Come si legge la storia delle pullate? Si
si inizia dall'ultimo 5 stelle che avete trovato. In questo caso la mia storia di pullate si è azzerata a 20, quindi qua ne ho 4 più 6. Ogni pagina, almeno nel mio, poi non so se dipende dalla risoluzione di qualcuno, cioè del vostro schermo, e cioè nel senso da quanto avete capito, perché ho visto che alcuni secondo me avevano più righe. E comunque normalmente ogni pagina è 6 pullate. Così poi con la tabellina del 6, se il vostro 5 stelle è molto avanti, fate giusto proprio soltanto il numero della pagina per 6, e in caso aggiungete quelle che ci sono in più. Tipo in questo caso avrei dovuto fare 6 per 1 più 4, perché non conta, il 5 stelle è l'ultimo, si riparte da 0. In questo caso quindi la mia history era 10, però ho fatto 10 pullate, non si vedono ancora perché non ho ancora chiuso e riaperto il gioco, e in verità io sono a 20 pullate adesso. E si azzera ogni 5 stelle, che sia banner o che non sia banner, ok? Proprio al 5 stelle si azzera. Stessa cosa per il 4 stelle, che ogni 10 pullate c'è un 4 stelle garantito. Però se non l'avete trovato alla decima, ma alla quarta, si azzera lì di nuovo il conteggio, quindi la quinta non sarà la quinta, sarà di nuovo la prima. Stessa cosa quindi poi per 5 stelle, cioè non è per forza da arrivare a 90, ok? Dipende da quando vi arriva. Invece le ley line non sono dei boss, ma sono delle nuvolette, si vedono delle nuvolette, ci sono azzurre e gialle, quelle azzurre danno i libri per l'esperienza, quelle gialle danno i soldi, no? I mora. Sono semplicemente delle nuvolette, aspettate che cambio, che sono ancora in modalità cooperativa. Ma io vi devo pagare il pronostico, mi sa. Ehi, proprio io! Ops! Non ci avevo pensato. Scegliamo il risultato. 5 stelle. Purtroppo no. Scusate. Ora vi do il vostro pagamento. Allora, le ley line sono queste qua. Cioè, aspetta che ci arriviamo. Lol. Non sono dei veri e propri boss, costano la metà di un boss per claimarle, costano 20 resin al posto di 40, come ti danno la metà dell'esperienza, però poi vabbè, i drop sono completamente diversi. Si preme F per farle partire e poi arrivano dei mob, dipende da 1 a boh, 13, 15, non mi ricordo. In alto a sinistra c'è scritto quanti ne devi uccidere. E poi quando li avrai uccisi tutti, verrà fuori il fiore per poter riscattare le ricompense. Vediamo, qua facciamo così. Ah, Aiuto. ho fatto una pullata da 10. Come hai fatto una pullata da 10 e non ce l'hai fatta vedere? Ho provato tanto. Ma non è giusto! Non si fa così! Niente, Tain ci ha scammato tantissimo, ha fatto un'altra pullata da 10 e niente, ci ha trovato tartaglia. Io non lo so, cartellino giallo. Ho fatto questo esperimento, forse volevo vedere se la live portava questo filo fortuna, la dice sotto tartaglia. No, io mi dissocio, questo non stavo portando sfortuna, ve lo giuro. Assolutamente, assolutamente. No, non lo sei te. Ah Non è no no, sbagliato. assolutamente no no, però ho pullato senza che vedessi, no no. E niente, e quindi dopo, vabbè, GG per il tartaglia che non ci ha mostrato, ce lo stiamo segnando sul quadernino, non si fa, però va bene, GG, e adesso dovrai mettere tutto da parte, assolutamente. Con questo sei Esatto, rimasto? praticamente non mi è rimasto niente, perché avevo 2000 primo, cioè mi sono rimasti 600. Adesso si rimette la parte, 685.
Non si fa. Comunque, una volta uccisi tutti i mob che vengono fuori dalla ley line, viene fuori il bocciolo della pianta da poter claimare. Adesso io non ho abbastanza resine, però con 20 resine si può claimare la ricompensa. Ed è più facile di un boss normale. Mannatelo, no, Crala. Anche se... No, scherzo. Mi sa che forse le fa offline. No, Jolly, l'altra volta gli ho trovato 20, quindi non voglio dire nulla. No, l'altra volta le ho trovate 20, sicuramente. E praticamente sul soft qui, quindi ci sta, potrebbe andare meglio. Esatto. A parte una Jin che l'ho trovata tipo il 25 nel bar di Xiao, infatti di solito l'ho trovato Xiao C1 invece l'uscita Jin, il resto ho sempre trovato intorno al 70. Quindi erano dalla 50 alla 60 che hai trovato Tartaglia. Beh, comunque era più vicino a Soft Pity, ok? Quindi non aveva colpa mia. Ecco. Ciao Iza, buonasera. Vai. Tra l'altro è il primo PG 5 stelle del banner che trovo non garantito. Non male. E gli altri ho trovato solo il PG non garantiti. Tipo Gina è uscita dopo Xiao, Cici è uscita quando pure non avevo garantito. La seconda ci siamo uscita su banner del video che non avevo garantito. Il primo PG che trovo non garantito del banner. Ah. Beh. È assolutamente merito mio questa cosa. Assolutamente merito mio. Ora mi prendo tutti i meriti, così imparate. In effetti è ricavare di solo, quindi una percentuale di Marco Plus. No, è tutto grazie all'SMR che ci ha fatto fare Emgris, forse, per farsi perdonare di come le aveva chiamate male l'altra volta. Comunque c'è Izza che ci dice che in 75 pool ha trovato 4 Rosaria, poi ha fatto C5 Barbara e ha trovato Tartaglia. Not bad, Izza. Io ho pullato solo 10 singole e ho trovato una Rosaria, basta. Ma io tengo tutto per il banner di Zhongli poi. Invece Tain ha pullato meno di 75, te abbiamo fatto 40 con quella che hai fatto off, cioè da 30, 42, 52 pullate, ha trovato Tartaglia, 2 Rosaria, una Fischl, una Barbara e 2 armi 4 stelle. O hai trovato qualcos'altro con Tartaglia? Ah, è un'altra Fischl, ok, 2 Fischl, però ce l'aveva già C6 Fischl. Esatto, è finita diretta in... Era Matti che va a farlo prima che aveva la scommessa. No, vabbè, ma era fuori dalla scommessa, comunque. Volevo trattare a C1, andiamo per passare il CD della E. No, ora ci sta. No, è proprio buono, sì, alla fine sono andate bene queste pullate. Sì, che poi l'hai trovato fuori dal soft pity pure. Quindi, cioè, fuori dal soft pity e non garantito. Proprio ottimo. Bella sì. Al prossimo banner, quindi, davvero il caro Zong. Così ci aspettiamo, così speriamo, così attendiamo. Questo è quello che ti posso dire. Fine. E dicevo, volevo dire un'altra cosa. Ah no, fai invece, aspetta, quello per le ley line qua. Li fai le ley line, esatto, ti conviene anche soltanto per i soldi, ne fai un po' e non soltanto per quelli, ma perché poi trovi anche i drop dei mob che ti servono per le ascension, per le armi, per i talenti, quindi inizi a farmarli piano piano così. Child va bene, lo Strindes, Rust, che anche l'ARP, cioè dipende sempre cosa vuoi fare, se vuoi fare Metal Master Strindes. L'ARP, vabbè, 5 stelle, quindi si fa sempre, però con Rust non è male, anzi, soprattutto se sei rifinato altro. Esatto, allora, quindi qua il primo consiglio per Tartaglia è lo Skyward, giusto dici? Perché è 5 stelle principalmente. E perché da crit rate, e perché da questo e quell'altro. Vabbè, l'ARP. Poi Stringless e Rust come seconda scelta.
Stringless per l'Elemental Master, cioè se lo vuoi fare Elemental Master, perché non so se quanto si sia sentito, perché non ho controllato quanto ti ho. Io ti ho sentito molto bene, spero che ti abbiano sentito anche loro. Sì, dopo la bassa voce perché si danno da letto. Yes, don't worry. E invece il... aspetta, io a chi l'ho dato il Rust? A Ember, ovviamente. Se avete refinato il Rust, ci sta bene anche il Rust su... su Tartaglia. Direi che questi sono i tre archi che girano un po' di più alla fine. Cioè, se uno deve scegliere. Sì, per forza. Non so i nuovi archi che sono usciti. Se è uscito questo banner, se va bene per Tartaglia. Diciamo quei tre sono i più gettonati. Quello del passo non l'ho provato. No, Gazer non ha nessuno dei tre. Accidenti. Cos'hai, Gazer? Che... tra che archi puoi scegliere? Kindri spera invece che sia come secondo banner Zhongli, così farmo. Sono d'accordo, perché anch'io spero sia più in là per farmare di più, per arrivare almeno a 5 stelle. Childish Waifu, grazie per il follow, buonasera. Neanche, non a sbando, Waifu, attenzione. Ah, mi è uscita anche una Diona, adesso ho visto, nel banner di Tartaglia. Ah, ok, era uscita una Diona che è stata così rilevante che neanche se ne era accorto, perfetto. Ci sei, ci sei. Credo. Ah, beh, dai, ho fatto sia Barbara che Diana, ci sei. Perfetto. Allora, io dovrei già essere vicino a Soft Pity, riattenderò Utao, non mi importa neanche cosa di accumulare oltre 100 pool. Veramente, così tanto vuoi Utao, Matti? Oh, no, io, per fortuna, aspetto solo Zhongli, non voglio nuovi personaggi, perché... prima di riuscire a trovare gli artefatti ottimi per tutti quelli che ho, credo che farò prima a portare a C6 Zhongli. Allora, lo uso con... ah, 4 hard, ok, non sto capendo, sono gli artefatti e arco crit rate del pass. Beh, se non hai quelli che abbiamo detto... adesso io non so quale sarà la substat di quello del pass, però il crit rate comunque torna comodo. Gazer Alpha Vonius è quello dell'evento. Quello dell'evento è questo qua. No, non l'ho portato su al massimo che era in rate up. Ah beh, da Elemental Mastery, giusto, anche quello dell'evento. Quindi lo puoi buildare con anche Elemental Mastery. Oppure tra quelli 3 stelle. Oh! Ma perché gli archi 3 stelle danno un sacco di crit? Scusate, no, 1, 2, 3 sono un rate, 2 damage. No, era così anche per le altre. Intanto meglio per l'angelo che c'è, change my mind. Io direi 20. Metter con Mr. Wolf, buonasera. Sono l'unico che ha fatto due multi e non è uscita neanche la volta Rosaria. Crono ne ha trovato una in 100 pullate, quindi siete vicini. Io l'ho trovata subito, quindi non mi posso proprio lamentare. Io so che signorina, buona fortuna con le altre pullate, grazie alla compagnia, buonanotte. Grazie mille a te, Angris, buonanotte. Tutti i personaggi sono gemini, ultra cute, ci sta. Allora, la cosa più bella di Utao, secondo me, è il... name card, è veramente troppo bello. Adesso ve lo faccio rivedere, giusto perché... cioè, non ce l'ho, perché non ho Utao. Però il name card almeno ve lo posso far vedere. Cioè, anteprima. Dove sei qua? Guardate quanto è carino! No, è troppo bello, troppo troppo bello. Sì, sì. Li ho però la messa di G, 71% rate e crit damage, perché ho fatto l'intero main DPS e mi piace tantissimo Child. Io vorrei, cioè mi piacerebbe pullarci sopra, però se poi mi esce Zhongli non posso farlo, altrimenti l'avrei voluto. All'inizio volevo pullarci, poi mi sono resa conto che dopo 20 non avevo comunque abbastanza pullate e ho deciso di rimandare. Al massimo poi vi proverò a riprendere Ganyu. Cioè, quello che mi interessava era avere qualcuno a cui dare l'arco, perché era, cioè, è l'unica tipologia d'arma che trovo.
Ciao, prendo 50 su 4, prendo Jin C1, ora PT 31, secondo te riesco ad arrivare a soft PT prima della fine di questo banner? È difficilino, dipende. Hai preso il pass, prendi il pass, hai la... cioè, hai un pass, hai comprato qualcosa o sei completamente free to play? Il gioco è migliore, figo fa danni e con la ulti tira una felice bocca al nemico. Ma sai che è molto bello di Iluc, ma non è... cioè all'inizio lo volevo, però non quanto 20. Io continuo a puntare molto su 20. Molto fortuna, vero? No. Effettivamente, dato che quello che voleva Crona era Rosaria, non è stato molto fortunato. Infatti è troppo cute, finché non la trovo non poterò per altri 5 stelle. Madonna. Caspita. Questo è essere veramente fedeli a un personaggio. Dovrebbe arrivarti tipo alla prima pullata che farai quando ci sarà. Ti consiglio di guardare su Reddit o Tao Main, ci sono un sacco di fanart fighissime. Ma dai, non solo di Utao, ci sono delle fanart belle, eh. Dalio, domani sei live, ti devo dire come andrà le prime pull sulla nuova partita, banner di Noelle. Ah, ok, però mi raccomando, non farle con le primogen, con le pull, falle con i... come si chiamano? Con quelli azzurri che ti dà il gioco. Questi qua, sono diversi. Questi qua ogni tanto te li dà al gioco. E non comprarli con le primo gemme, al costo di farle tardi, quelle pullate. E però veramente le primo gemme usale soltanto qua. Io ho sbagliato e ho pullato, lì con le primo gemme e non solo lì, anche qua. E però abbi pazienza e usa quelle blu. Le primo gemme tienile per il banner evento. Io ti consiglierei di aspettare Zhongli. Però dipende da come ti piace giocare anche. Comunque sì, sono in live, non ho risolto la domanda. Domani sera alle 7:30, sempre su Genshin Impact. Sicuro che sei figa, vuoi mettere a essere preso schiaffi dai sogni fantasmi nello stesso momento di fullare la vita? Beh. Beh, sì, è carina, Utao è veramente carina, devo dirlo. Però ero un po' stanca di avere personaggi con la lancia, perché ho preso Zhongli, ho preso Xiao, un altro 5 stelle con la lancia, e non ho lance, no. Amico, dovrei fermarle se ovviamente uno pulla sui personaggi. Allora, puoi trovare le armi 4 stelle nel banner, in tutti i banner. Invece nel permanent puoi trovare delle armi 5 stelle. Qua ovviamente ci pulli solo con le sfere blu. E io ad esempio non ho mai trovato dei personaggi qua, ma gli unici 5 stelle che ho trovato erano delle armi. Ho trovato la Wolf Gravestone e l'arpa, l'arco 5 stelle, quello che ha 20. Oh, 42, 44, no, siamo ancora un po' lontani, visto qua lo trovi. Troppo anche Klee, una bambina che con delle bombe fa saltare in aria il gigantino. Sì, è carina Klee, però anche lei per fortuna non mi fa impazzire. E vorrei un'altra tipologia di mago fuoco, mi piacerebbe di più. Per quanto credo che l'idea sia molto carina. Poi non ho... beh no, adesso avrei Lwidzit volendo, però non avevo Catalyst, quindi cioè non aveva senso pullarla. Non aveva senso pullare neanche quelli con la lancia, dato che non avevo lance, ma fa lo stesso. Che su Klee ci avevo buttato anche lei 50 pull quando era uscita e manco l'avevo trovata. No, povero Matti. Ciao Shadow, buonasera. Come va? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Olè. E niente, noi ci riteniamo soddisfatti con poche pullate, ma quello che bene o male ci interessava. Come al solito schifo, no Shadow? Succede? Fatemi vedere. Ovviamente credo di aver tipo trasformato tutte le cose ghiaccio in cose anemo per fare l'ascension a 20. Oh no, niente, non posso ancora. Vediamo cosa ho messo. E quindi non ho più neanche la roba per tirare su Rosaria. Ops. C'è una maga di fuoco nel banner. Sì, è vero, però non è. Cioè, intendevo 5 stelle. Beh no, però più 4 stelle, sono curiosa. Vediamo cosa riesco a fare. Riuscirò a fare l'ultima ascensione a 20. Povero Ventino.
Mi piacerebbe domani. Ma lo sapete che non ho più roba degli slime? Qua. Fatto. Molto bene. Riuscirò ad averne almeno un altro. Ma perché tutti i personaggi che ho vogliono. Ora devo soltanto ammazzare un sacco di slime. No, non devo più fare. Oh, che bello! Non devo più fare i robi. Vado troppo felice. Non devo più fare i cubi a Nemo. Vabbè, per fortuna che non li ho fatti prima. Oh, ce li ho tutti. Ogni tanto sbuca un teen selvatico. Però mi mancano 20 robi di slime. Che rottura. No, guarda lì che adesso. No, odiano il gioco. No, un giorno mi arriverà qualcosa. Però dai, Crona, hai trovato comunque delle cose carine per buildarla, Rosaria. È molto bella. E l'hai trovata. Potevi non trovarla. Non avevi la certezza di trovarla. Guarda il lato positivo, ti prego. Deve sapere 4 stelle di euro. Ah, beh, io lì. Vabbè, credo che pullerò giusto per i 4 stelle, dai. Ho trovato l'arco, ma niente tartaglia. Oh, caspita. Fa male. Non hai un'altra arciera qui darla, dai. Fischl, dai, Fischl. Non so, ci sarà solo un tipo fuoco nel mio cuore. Giusto. Ed è Charizard. Ah, no, non è Charizard. È Uta. Ok, niente. E non ho trovato sto account, dovrei vendere. Addirittura, ci dissociamo, non si fa questa cosa, fanno queste cose, non si vendono. La lira di 20, grazie per il follow, buonasera. La lira di 20, aspettate, non abbiamo la musica. Facciamo una cosa seria. A proposito. A proposito. Che prima non l'abbiamo potuto fare perché avevo tolto l'audio. Togliamo un attimo di nuovo la musica per una cosa molto seria. Ecco, si sente così poco? Scusate. Adesso metto tutto al massimo, tranne la musica. Non vale come musica, no? No, in verità neanche il dialogo voglio. O vale come musica. Eccoci. Allora, è l'ora di Framortino. Esatto, Johnny. Vado da più di giocare al gioco, perciò è assicurato. Comunque, non ho visto se prima aveva risposto per la questione di se arrivava oppure no. A cioè di waifu, ok, era. Se arrivava al soft pity. Se aveva shoppato qualcosa oppure no. Charizard. Lo dicevo al carona come poco di tipo fuoco però. Ok, a posto, a posto. Buonasera, lira di 20. Okay, come lo vogliamo? Così non si sì. Lo facciamo acuto stavolta. Lo chiamerò acuto, ma non so neanche se è il termine adatto. Sto commuovendo. Avevo il dubbio. Oh, non mi prende il do. Sì, vabbè, con un po' di pausa di troppo, però. Prego, dillo che se. No, sarebbe venuto molto meglio se fossi in modalità automatica. Hai visto tartaglia? Sì, è vero, anche a me piace molto, però purtroppo tanto non arriverei a pullarlo. Niente. Vediamo se riesco a farlo meglio qua. No, ho cliccato il mi per sbaglio, rifacciamo. Due mani. Grazie, grazie. Un concerto lo farò più avanti. Aspettate, c'era qualcuno che compiva gli anni. Non gli abbiamo fatto la canzone degli auguri.
Comunque, a te che compi gli anni. No, aspetta, facciamolo qua che si sente meglio. No, ho sbagliato, devo farlo sotto perché mi serve il do del quello superiore, no? Quindi devo iniziare sotto, rifacciamo. Bravissima, grazie. No, non mi ricordo com'era dopo. No, com'era il finale? No, non mi ricordo il finale. No, non mi ricordo il finale. No. Non era un trimitato. Ah, perché non hai l'arpa? Sì, è l'evento della settimana scorsa, Matti. Sì, dovevamo fare le cose appunti e comprarlo dallo shop. Sì, è finito qualche giorno fa. Mi dispiace. Ciao Frankie, grazie per il follow. Buonasera. Basta, io non mi ricordo più. Direi che ho anche riprovato la tastiera prima. È che tipo, no? Non ci sono le cose diesis. Però, per Elisa, facendo finta che il re sia diesis, è bruttissimo con il re non diesis. Oddio, non mi fa. Fatto. Madonna, ho fatto per Elisa con la lira di 20. Oh mio Dio, mi sento proprio. Proprio brava. Peccato per quel diesis. Non ve l'aspettavate per Elisa. Poi vabbè, ovviamente non c'è l'accompagnamento, dovrebbe andare avanti e tutto quanto. Però già mi dimentico che lettera sia la nota, scusate, mi sembra. Oggi abbiamo fatto il power up anche della canzone suonata. Vediamo, ce n'era un'altra che sapevo suonare. No, non ho ritrovato le note, gli spartiti che avevo alle medie. Beh, non l'ho perché sono riuscita oggi dopo un mese. Ah, caspita, Matti, per poco, peccato. Però hai ripreso a giocare in tempo per il Sili di Ossianid che c'è fra 2 giorni. Cioè, non ce lo daranno fra 2 giorni, sicuramente ce lo daranno più avanti, però inizia fra 2 giorni quell'evento. Ma io posso fare. Oh. No, non ce la faccio. Vabbè. Questo qua è l'accompagnamento. Vi ricordo che io so suonare soltanto Love Me Tender. Niente, non so più suonare neanche questa. Allora, no. No, e questo doveva essere un si bemolle. Niente, me la sono dimenticata perché era già si bemolle, basta, fine. Con Starfa mi stai ricordando che ho una chitarra ma che non la so suonare. Non c'è il motore delle mie di vita. No! Ma come? Beh, Ciao, puoi Luca. continuare. Ah, oddio. Eh? Sì, ma allora qua abbiamo Tain che sta continuando a pullare senza dirci nulla e ci ha trovato un Tartaglia e un Diluc, ok? Così. Senza farci vedere, ovviamente le cose interessanti non le abbiamo potute.
potete vedere, basta, io non lo so, quindi adesso ti mando Secondo me via. Non si è il fa. potere di Discord Visto, quindi che se volete le diventa. cose dovete pullare come presente. Visto, ho trovato un tartaglia fuori dal soft pity, un Diluc nel permanent e niente, basta. E due Rosaria. Ho tirato su praticamente tutti i pigi a livello 20 per avere reputazione Ma. permanente. Mancava poco al pisti. Ho detto, ma Ok. sì, dai, visto che ci sono. Andiamo su Raid, perché ho detto, aspetta che a Raid diviamo la Wolf Gravestone, così per ridere. Tiro su Raid da 50, prendo quella sfera, pullo, di Luca. Vabbè, Mamma mia, insomma. no, davvero. Si può dirti no, mi dissocio, Matti. Se trovo che senti urla Qua. provenire dal microfono di Tain, non sono assolutamente io che lo sto uccidendo. Lì è vero che lui voleva dirlo. No, questo vuol dire che dovresti scappare, Tain, probabilmente. Sentite, visto la canzone di Lil Nas X da Montero con un bel. No, non l'ho vista. Allora, mettiamo il nostro foglio delle cose che devo cercare, che non è assolutamente un foglio a caso che è qua di fianco a me. Tranquilli che mi ucciderà la chat a fine live per non aver pullato il live. Sì, questo assolutamente sì. Perché doveva darci questi contenuti, volevamo vedere il 5 stelle apparire, invece no, l'ha nascosto. Allora, Allora. la prossima volta vi farò perdonare portando contenuto serio la prossima volta, ancora più serio. Cli. Lo farò, esatto. Quindi Va aspettiamo benissimo. Cli per avere le super iper bullate di Potrebbe essere, o anche prima. O anche prima. Tain. Attenzione. Cronal continuerà a pullare per Rosaria. Allora, metti da parte un sacco di primogem, poi vieni qui in live stavolta a pullare per Rosaria, Crona. Magari ti succede come Tain. Ah sì, comunque se, dato che eri un attimo FK, Tain ha trovato Diluc di nuovo di nascosto. Devo vedere le live della canzone. No, ma non avrei potuto per copyright, comunque per questo me lo sono scritta. Allora, io direi che bene o male possiamo andare a cena. Qualcuno deve ancora cenare e quel Va bene, qualcuno allora sono io. facciamo una cosa. Visto che Allora, comunque la fortuna è arrivata, visto che la fortuna è arrivata, facciamo una cosa tattica. aiuto. Che non va? Allora, eccoci qua. Io intanto guardo un attimo. Ah, ma voi vedete cosa. Oh, grazie, David. Grazie mille. Questo qua, vedete perché ha trovato due 5 stelle. Ed è tutto merito mio. Non è vero, ma grazie, Tain, grazie mille. Probabilmente arriva e dice: ops, ho pullato sul bando permanente una singola uscita Clip. Tra l'altro non può uscire Clip, però potrebbe farlo. Cena alle 10:30. No, Matti, ma io ero abituata a mangiare tardi perché quando mi allenavo comunque finivo alle 9:30. Che ti lavi, prepari la cena, alle 10:30, 11 venivano, quindi ero abituata a mangiare tardi. Ma si può mangiare sempre, ricordatevelo. C'era una, credo che fosse un'ex Oh di no. una delle mie cugine, non della Martina, dell'altra mia cugina, che. Anche se non è sua questa citazione, è di qualcun altro, però non mi ricordo di chi sia. Sì. Ricordatevi, Proprio. oggi mangiate, domani non lo sapete. Ma è un po' triste, però mai. Quindi mangio sempre. Ma l'ha beccato. Sì, l'ha trovato davvero Diluc, Crona. Povero Razor, gli avevo dato la Wolf Crest, gli avevo Per già dato poco. Raid. Veramente per poco. L'ha avuta la Wolf È Gravestone. durato. Allora, quindi, che si fa? Vediamo se è qua. Io direi che chiudo Discord intanto. Ah, ma voi vedete Certo, la e schermata sempre. nera? Oh, poverini. Ok, ora dovrebbe essere tornata. Grazie mille, Tain, per Buonasera, non aver sta pullato morendo. Tartaglia. Cosa?
E per non averci fatto vedere quando hai trovato Diluc, però grazie per le rosarie. No, scherzo, grazie mille per aver Grazie a te, grazie a condiviso. te, grazie a tutti. Ciao Allora, a io tutti e buona serata. Ciao a tutti. chiudo Discord. Allora, cosa facciamo noi? Se fosse stata un'altra Cici? No, vabbè, Grona, dai. Non... A quel punto dovevi vedere che non la voleva un'altra Cici. Così, figurati se hai delle domande. Noi comunque ci siamo domani alle 7:30. Se vuoi puoi entrare sul server Discord, punto esclamativo Discord per il link del nostro Discord. E vediamo. Sì, ok, Crona, però è che da capire, no? Magari tu trovi qualcosa che lui vuole e lui trova qualcosa che vuoi tu, perché il gioco ci vuole un pochino male. Questo lo dobbiamo dire, il gioco un pochino ci vuole male. E allora, direi che noi adesso facciamo un raid. Possiamo raidare Ricky, sperando di riuscire a beccarlo questa volta, che l'altra volta stava chiudendo. Allora, eccoci qua. Noi ci vediamo domani sera alle 7:30. Adesso vi mando anche cosa di Discord, così rimane sempre con Genshin Impact. È una cosa molto tra le tre rosarie. Noi te lo auguriamo tanto, Crony, trovare delle rosarie, assolutamente. Allora non te lo auguro, così magari le trovi per davvero. Allora, quindi noi ci vediamo domani sera alle 7:30, sempre con Genshin. Domani facciamo le weekly e vediamo di sistemare un po' gli altri personaggi. Avete lì sopra, da qualche, dove avete la chat, il link per entrare Discord, in Discord, nel server Discord, ok? Adesso facciamo il raid a Ricky. Io vi auguro buona serata, buona cena se dovete cenare e ovviamente buonanotte, buona cera a tutti. Ciao!